quindi cercheremo di portare avanti percorsi positivi e fondamentali. Vi ringraziamo, poi in plenaria, dopo le vostre relazioni, vedremo di valorizzare e lavorare insieme. Grazie innanzitutto. Grazie per l'impegno e l'opportunità. Buongiorno, iniziamo. Allora, abbiamo circa due ore e mezza di tavola rotonda sulla contraffazione. Mi presento, sono il segretario generale della Rubrica, l'associazione di marketing. Il tema è. Allora, il tema, dicevo, è centrale, soprattutto perché grazie ai componenti della tavola rotonda di oggi cercheremo di avere un punto di vista un po' multiprofessionale su questo tema della contraffazione. Nei giorni scorsi ho circolato alcuni topics per cercare di fare in modo che la discussione abbia un andamento abbastanza organico tra i vari interventi, e i topics erano soprattutto tre: una overview di cosa per ogni membro del tavolo in questo momento sia il focus del fenomeno contraffazione, una generale overview dell'evoluzione del fenomeno stesso, ma soprattutto il terzo punto, quello più importante, se c'è nella loro esperienza un caso scuola, un caso di efficacia che valga la pena prendere a riferimento per sviluppare un'azione. Perché nel campo della contraffazione abbiamo fatto nel corso degli anni tantissimi documenti, tantissimi incontri, tantissimi atti, tantissime dichiarazioni di principio e abbastanza meno azioni rispetto a queste dichiarazioni di principio. Lo scopo invece è arrivare a condividere una serie di esperienze che possano effettivamente condurci a individuare una strada da seguire. Oggi abbiamo una serie diversa di eterogenea di soggetti, abbiamo rappresentanti del mondo, diciamo così, dell'impresa / distribuzione, poi abbiamo istituzioni e forze dell'ordine e poi abbiamo i consumatori. Il consumatore è, anche se spesso mitizzato, in realtà il centro dell'azione, sta diventando sempre più il centro dell'azione dell'anticontraffazione, perché alla fine è una vittima spesso inconsapevole e spesso soprattutto è una vittima di un fenomeno troppo pervasivo e troppo strisciante. E dall'altro lato è un po' il soggetto che ci deve guidare nel riuscire a far veramente parte di un sistema tra imprese, istituzioni / forze dell'ordine e appunto i consumatori stessi, che sono un'antenna indispensabile di quello che succede in giro. Senza entrare in una presentazione di ogni relatore, che poi faremo mano a mano che avvengono gli interventi, vi chiederei piuttosto di fare un tour de table in maniera tale che ognuno possa presentarsi e poi successivamente partire quindi con gli interventi. Buongiorno, Stefano Crippa, Federal Distribuzione. Noi siamo l'associazione che raggruppa la maggior parte delle imprese della grande distribuzione alimentare e non alimentare in Italia. Oreste Cariano, insegno all'Università di Torino diritto comparato dei consumi e da moltissimi anni mi occupo di questo tema. Sul tema della contraffazione sto sviluppando diritto alimentare comparato e quindi sono interessato ai temi della contraffazione del settore alimentare. Francesca Arra, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Consiglio Nazionale Anticontraffazione.
Alessandro Farris, Intellectual Property Protection Manager per il Luxottica Group. Luca Vespignani, sono segretario generale di FPM, che è il gruppo locale di HPI, che è l'Associazione Internazionale dei Produttori Fonografici, e amministratore delegato di DCP, che è una società che fa brand protection online. Francesca Lulli, sono del Movimento Consumatori e in questa occasione rappresento l'associazione capofila di una cordata di associazioni che ha lavorato e sta lavorando al progetto Io sono originale per informare i cittadini. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefania Martin e lavoro nell'unità della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione. Okay. Voglio fare la presentazione in inglese perché non mi piace il mio accento. Cornelio Tuzzi, comando il gruppo speciale della proprietà intellettuale della Basilicata. Benissimo, grazie. Allora, in attesa che arrivino altri relatori, seguendo più o meno la scaletta che avevo detto all'inizio, ovvero sia prima un po' il mondo produttivo, poi le istituzioni barra forze dell'ordine, poi i consumatori, a questo punto, visto che è il mondo produttivo, lei è il primo, è al momento quasi l'unico rappresentante, la invito a iniziare, partendo da un incipit. Allora, noi sappiamo che la contraffazione aggredisce sempre di più anche le filiere del commercio, con fenomeni sia diretti appunto di infiltrazione, sia indiretti con un proliferare dell'abusivismo che sta indebolendo sempre di più, minacciando sempre di più la catena. Tutto ruota sempre attorno alla filiera, che più è debole e di fatto poco gestita, più è infiltrabile. E sappiamo che nel campo della distribuzione il rischio di fatto è abbassato, con una responsabilità di filiera più alta che di fatto è garanzia stessa per il consumatore. Però c'è un punto dal quale possiamo partire per iniziare a discutere di come l'organizzazione di una supply chain sempre più blindata è riuscita o riesce in qualche modo a difendere il mercato dall'infiltrazione e soprattutto riesce a difendere il consumatore. Sì, buongiorno ancora. Dunque, il punto di partenza è giusto, nel senso che effettivamente sempre di più il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo naturalmente giocano un ruolo importante all'interno anche del mondo della distribuzione, anche se come credo fosse lo spunto dal quale le voleva partire, in questo momento il mondo della grande distribuzione non è il veicolo principale nel quale viene affermato il fenomeno della contraffazione. Noi siamo aziende complesse, articolate sul territorio e quindi abbiamo una serie di regole attraverso le quali necessariamente il nostro processo deve essere governato, e queste regole, se da un lato sono quelle che in qualche modo magari ci rendono delle volte un po' pesanti e burocratici nell'agire, però dall'altra parte sono le stesse regole che servono poi a evitare che fenomeni come quelli della contraffazione all'interno del nostro mondo diventino significativi e quindi rappresentano una tutela per il consumatore. Voi pensate quante categorie merceologiche vengono vendute in un qualsiasi punto vendita della grande distribuzione, quanti fornitori abbiamo, e quindi comunque la relazione con questi fornitori deve essere sempre governata e regolamentata in un senso molto stretto, e quindi ci sono forti controlli per cui questi fenomeni da noi accadono poco. Io ho trovato stimolante nella mail che il moderatore ci ha mandato il fatto di partire dalle parole chiave, e quindi abbiamo 5 minuti, anche tipo 10, e quindi ci abbiamo 2 minuti a parola chiave che l'ho selezionato. Quindi adesso faccio partire il cronometro. Siamo bravi a gestire i tempi. Però io mi ero segnato alcune parole chiave e su queste volevo cercare di spendere questi 5 minuti. La prima è dimensioni, nel senso che questo è un fenomeno che, come sapete tutti, ormai ha delle dimensioni estremamente rilevanti. Io ho trovato dei dati del CESIS, ma ce ne sono tantissimi, peraltro anche, come sempre accade in questo caso, anche molto contraddittori tra loro, che descrivono il fenomeno con
intensificazioni e intensità molto diverse, però insomma stiamo parlando di 6, 7, 8 miliardi di valore del fenomeno della contraffazione, perdite da parte dello Stato di introiti fiscali più o meno nell'ordine di 2 miliardi, ma anche posti di lavoro persi in quantità significative. Mi sembra che il Censis parli di circa 130.000 posti di lavoro che potrebbero essere recuperati quando il fenomeno della contraffazione venisse completamente debellato. Quindi siamo di fronte a un fenomeno che ha delle dimensioni per le quali è assolutamente necessario porre grande attenzione su questa cosa. La seconda parola chiave è concorrenza, in particolare concorrenza sleale, perché anche questo è un tema sul quale noi siamo molto sensibili, perché naturalmente più c'è contraffazione, più c'è abusivismo e più il sistema di concorrenza sul quale imprese come la nostra, come le nostre associate cercano di costruire i loro strumenti per stare sul mercato diventano sempre più deboli. E il fenomeno della concorrenza sleale è purtroppo un fenomeno che in generale nel mondo alimentare e non alimentare sta assumendo una rilevanza per noi molto molto forte. Dovendo allargare un attimo il discorso, non è soltanto una questione di contraffazione. Noi soffriamo la concorrenza sleale in alcuni territori, soffriamo la concorrenza sleale per esempio nel Mezzogiorno che viene fatta ed ha delle conseguenze molto pesanti, perché guardo sempre naturalmente all'interno del nostro mondo, però ci sono imprese che hanno dovuto abbandonare il Mezzogiorno, ci sono imprese che hanno dovuto abbandonare l'Italia, aziende che sono andate in crisi perché, come dicevo prima, con i loro meccanismi rigidi ma comunque a tutela di certe garanzie poi si trovano veramente in difficoltà a operare delle volte nel mercato italiano. E il fenomeno della contraffazione è di quelli che maggiormente incide, quindi determina diciamo scomposizione all'interno di questo quadro di concorrenza all'interno del quale noi vorremmo operare. La terza parola chiave, è stato accennato anche prima nell'introduzione, è consumatore. Consumatore per varie sfaccettature. Una naturalmente è quella della consapevolezza, perché noi non dobbiamo dimenticarci che il fenomeno della contraffazione c'è anche perché il consumatore comunque compra questi prodotti contraffatti, probabilmente muovendosi in un ambito di poche conoscenze di quelli che sono davvero i rischi che corre acquisendo questi prodotti. E quindi un tema centrale secondo me sul quale dover lavorare davvero per cercare di trovare elementi di contrasto su questo fenomeno della contraffazione è l'educazione sul consumatore, quindi introdurre il consumatore, i suoi rappresentanti e quindi naturalmente il ruolo dell'associazione è fondamentale all'interno di tutti i tavoli sui quali di contraffazione si parla, perché c'è una campagna che bisogna fare per aumentare la così, consapevolezza, la sensibilità del nostro consumatore sui temi della contraffazione. E questo mi apre all'ultima parola chiave che avevo individuato, che era proprio quella della informazione, della condivisione delle informazioni. Noi siamo convinti che soltanto intensificando, ci sono i tavoli naturalmente all'interno dei ministeri, ci sono i tavoli con la Guardia di Finanza, ci sono luoghi nei quali le autorità di controllo, gli operatori, e io suggerisco che di inserire sempre anche il consumatore all'interno di questi tavoli si scambiano informazioni, ma questo è un elemento fondamentale che deve comunque essere rafforzato, perché è soltanto aumentando lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti all'interno del mondo della contraffazione che credo si possano fare dei passi avanti significativi per contrastare il fenomeno. Grazie, sicuramente alcuni punti interessanti di spunto che poi, scusate il gioco di parole, che poi riprenderemo anche negli interventi di altri soggetti. Mi sono annotato di fatto governance che è uno degli elementi essenziali, difficoltà per chi ha una governance stretta in alcune zone o in alcune situazioni a stare sul mercato, e questo però è figlio di un discorso che facevamo prima con il Presidente Santini, è l'ecosistema che deve in realtà garantire la lotta alla contraffazione, non la singola norma o l'inasprimento di alcune norme. E poi informazione del ruolo del consumatore, ci torneremo anche dopo negli interventi di alcuni e con i consumatori.
Proseguendo nella scia, intanto diamo un benvenuto a Presidente Biscialinetto e al Commissario Ciambellini. Proseguendo nella scia un po' del mondo di imprese, in realtà per un settore, con Luca Vespignani. Il segretario generale della FPM si è già presentato prima. Allora, ne parlavamo ieri sera e abbiamo constatato, perché l'età è quella che è, che sono ben 16 anni che lui fa questo mestiere. Infatti definisco Luca ogni volta con chiunque una delle massime probabilmente esperienze e anche però teste pensanti nel settore dell'antipirateria e dell'anticontraffazione, almeno in Italia, ma forse anche fuori dai nostri confini. E dico un'altra cosa sempre, che l'ambito del copyright è un ambito soprattutto nel settore del digitale a cui noi, industria di marca, dobbiamo sempre guardare, perché in fin dei conti è il mondo che per primo ha avuto l'abbattimento di una serie di barriere e ha avuto fenomeni pesanti di di fruizione di un determinato canale in una determinata maniera. FPM e FIMI sono in Italia, ma in realtà in Europa, spesso casi scuola, hanno condotto operazioni tra le più efficaci e in effetti che lezioni alla fine possiamo mutuare dalla vostra esperienza? Ce ne sono parecchie, anche partendo da un presupposto che in realtà abbiamo anche spesso, lancio già la provocazione perché tanto so che potrebbe venire fuori, un rapporto spesso con i consumatori molto diverso tra il vostro mondo e il nostro mondo. Grazie per la testa pensante, un po' meno per i 16 anni, per avermi ricordato l'età. Qualcosa di molto complesso da descrivere in pochi minuti, nel senso che, come giustamente hai detto tu, sono 16 anni, quindi in questi 16 anni sono successe tante cose, sono cambiate tante cose, però direi che ci sono tre punti fondamentali, che sono le norme, il penale e la tecnologia. Queste sono le tre chiavi su cui sta ruotando in questo momento e su cui è stato il nostro lavoro e su cui è stata costruita la base per un intervento che oggi posso dire finalmente efficace, nel senso che noi siamo in un settore che ha perso il 70% del suo mercato dal 2000 al 2012, 70%. Nel momento in cui è andato a regime un sistema di enforcement molto complesso e multilivello, cioè che interviene su più fronti, accompagnato ovviamente poi dal mercato legale, perché insomma non possiamo non dire che un enforcement fino a se stesso non paga o non può pagare, ma deve essere accompagnato dagli interventi strutturali sui modelli di business dell'industria. Molti di voi sapranno che l'industria musicale è stata completamente rivoluzionata negli ultimi anni, no? Con modelli di distribuzione completamente diversi, insomma, è diventata da un'industria pesante che fabbricava della plastica, come diciamo, no? Le pezzettine rotonde di plastica, a un'industria di servizi, di fatto, che prende un artista, lo segue da molti punti di vista e sotto tutti gli aspetti. Il punto è che abbiamo iniziato con le norme. Giustamente tu dicevi, siamo stati i primi e siamo stati anche fortunati ad avere delle norme che probabilmente sono più strutturate, più efficaci rispetto a quelle che chiedono i marchi. L'unica critica che si può muovere alla norma italiana è che è una norma del 41, quindi per aggiornarla, insomma, ci sono alcuni articoli che sono arrivati al Nonies, quindi anche con delle contraddizioni in termini non indifferenti, però devo dire che a livello europeo è una delle norme che consentono interventi più efficaci. Mi fa piacere avere il colonnello Tuzzi, che ci conosciamo da molti anni ormai. Perché? Perché il secondo discorso è il penale. Grazie al penale siamo riusciti a ottenere dei risultati e a porre le basi per una tutela veramente efficace. Claudio prima diceva alcuni interventi innovativi, io ne ricordo soltanto uno e devo ringraziare la Guardia di Finanza per questo. Quando è comparso il fenomeno dei BitTorrent, adesso non so quanti di voi lo conoscono, però BitTorrent, peer-to-peer. E ci siamo posti il problema di come intervenire, di fatto era impossibile. Per la prima volta in Italia è stato possibile fare un'azione penale di blocco IP e DNS di un sito, non era mai stata fatta al mondo, è stata fatta insieme alla Guardia di Finanza, e quella sentenza, poi quel caso arrivò fino alla Cassazione, quella sentenza ha consentito, poi consente anzi oggi, a chiunque di fare blocchi IP e DNS di siti, ma non solo sul diritto d'autore. Quando voi oggi leggete di un sito bloccato
per pedopornografia, frodi online, scommesse illecite, qualsiasi tipo di violazione viene fatto grazie a quella sentenza della Cassazione fatta in quel caso dei Parabelli che risaliva al 2008. Quindi norme, penale, tecnologia. L'Associazione Internazionale per cui lavoro ormai da molti anni, da 7-8 anni, ha messo in piedi un complessissimo sistema di monitoraggio web, notice and takedown, basato sugli accordi con piattaforme, principali piattaforme, condotto a livello nazionale e a livello locale. Questo è stato il secondo segreto, e questo credo che sia qualcosa che si può, no? Su cui si può discutere insieme ai marchi, nel senso che i volumi che fa internet in termini di contraffazione, di violazione del copyright, volumi in termini di violazioni specifiche, ma anche di utenti che compiono quelle violazioni, non consentono un intervento se non pesantemente automatizzato con degli strumenti software estremamente sofisticati. Fortunatamente l'industria musicale da questo punto di vista ha avuto una visione a lungo termine ed è partita più di 10 anni fa a sviluppare questi sistemi e oggi consentono di fare interventi molto efficaci. Giusto per darvi due numeri, siamo arrivati a più di 100 milioni di richieste di delisting a Google, siamo arrivati a più di 25 milioni di diffide inviate a CyberKnocker, a siti peer-to-peer, BitTorrent, siti, blog, forum per la rimozione dei contenuti. E questo, come dicevo prima, un'industria che ha perso il 70% in 10 anni, ha guadagnato il 3%, poi il 4%, quest'anno siamo primo semestre al più 22%. Più 4% può sembrarvi qualcosa di poco, vi assicuro che quando è arrivato il più 4% sono state stappate centinaia di bottiglie di champagne nell'industria discografica viste 10 anni precedenti. E quest'anno c'è stata veramente la svolta, quindi più 22, abbiamo una stima più 25 a fine anno, grazie, ripeto, però anche agli interventi sui modelli di business legale. Claudio accennava anche la questione consumatori, vero, l'industria del copyright ha un rapporto quantomeno complicato con i consumatori, a differenza dei marchi, questo perché credo che ci sia sempre basato su un fraintendimento, cioè mischiare la libertà di accesso all'informazione con la tutela dei diritti che sacrosanta. No? Ogni intervento che viene fatto su internet per tutelare un diritto viene puntualmente scambiato, non da tutti, devo dire, non da tutte le associazioni dei consumatori, come un tentativo di frenare le libertà digitali. Ma sono due cose completamente diverse. Io sono il primo a battermi per libertà di accesso all'informazione, per controleggi potenzialmente liberticide nei confronti di blog, forum, gestori di siti di informazione, ma questa è una cosa che non ha nulla a che fare con una sana tutela dei diritti, nel nostro caso dei diritti d'autore. Fa molto piacere ad esempio vedere qua la rappresentante di Agicom, noi abbiamo avuto anche questa fortuna quest'anno, ormai da più di un anno, di avere un regolamento amministrativo gestito da Agicom, che ha avuto un parto complicatissimo, contrastato, che interviene puntualmente su violazione del diritto d'autore, che sta funzionando. Ovviamente questo regolamento è stato fatto oggetto di attacchi furibondi, mi dispiace dirlo spesso anche da parte di alcune associazioni dei consumatori, perché è stato spesso identificato come un regolamento che in qualche maniera va a violare le libertà digitali. Assolutamente no. Sono stati bloccati siti al 100% pirata, non ci sono mai stati grossi problemi, nonostante qualche noto avvocato italiano evochi catastrofi digitali di ogni genere, ma fino a questo momento ha funzionato in maniera, devo dire, impeccabile, grazie anche ovviamente alla professionalità con cui i dirigenti di Agicom l'hanno gestito. Queste brevi cenni sull'universo, una volta è talmente complessa la questione che meriterebbe forse ore e ore di discussione, però per il momento penso che possa bastare. Grazie Luca, allora io mi sono annotato alcuni passaggi, in realtà questa crescita di cui tu parli del mercato è un po' figlia anche del fatto che dimostra che un'operazione di pulizia alla fine porta un mercato del legale, di un'offerta legale digitale in questo caso, che premia alla fine il settore stesso, ma è premiata dal consumatore e premia il consumatore stesso. Per cui la dimostrazione che alla fine un inasprimento, un'attività di controllo, un'attività ferma di in qualche modo di repressione anche dei fenomeni di violazione alla fine giova a tutti, quindi giova sicuramente all'industria, questo è l'obiettivo primario, ma giova anche al fruitore del servizio o al fruitore del prodotto in quel caso. E l'altra cosa che mi sono
annotato è appunto il ruolo di una serie multipla di strumenti, quindi come dicevo prima è un ecosistema complessivo che deve premiare, non semplicemente colpire una semplice norma, un insieme stratificato di interventi. Interventi dei quali, sempre rimanendo nel mondo dell'industria, Alessandro Farris, Luxottica, allora cito un solo marchio del vostro portfolio, Ray-Ban, quindi tutti possiamo capire di quale mole di problemi tu ti possa occupare ogni giorno. Un'industria italiana di eccellenza, un'industria, lo dicevamo prima parlando con Alessandro prima dell'inizio, una delle aziende che più è strutturata, io ne ho associate molte, tra cui ovviamente Luxottica, molte grandi, molti leader nei rispettivi settori. Luxottica è una di quelle che ha una strutturazione dell'enforcement contro la contraffazione tra le più organizzate e tra le più efficaci, con una serie di stratificazioni diverse. So che lavorate anche voi molto nel cercare di dare risposte a consumatori che vi fanno domande, spesso appunto su questo marchio Ray-Ban, e quindi forse più di ogni altro Luxottica è in grado anche di indicarci un po' qual è la via, se c'è qualche esperienza positiva che avete magari da mettere a disposizione degli altri, o se c'è comunque qualche evidenza di carenza invece che avete visto. Buongiorno a tutti, intanto grazie Claudio, tu hai un punto di osservazione privilegiato, quindi sono complimenti assolutamente graditi poi. Sì, noi intanto cerchiamo di focalizzare il rapporto con il consumatore. Il consumatore è importante per noi perché cerchiamo di far vivere l'esperienza del nostro brand fino in fondo. Farla vivere significa cercare anche di proteggerlo. Il tema secondo me è che il consumatore veramente rischia molto di essere tratto in inganno, sia sull'online, dove veramente le occasioni sono infinite, ma anche sull'offline. Questa è una cosa che stiamo avendo esperienza, stiamo sperimentando in quantità significative, in cui troviamo delle repliche di altissima qualità. Ovviamente l'origine è sempre la Cina. Il tema qual è? Che lì c'è veramente un rischio per il consumatore di essere frodato, innanzitutto, ma anche c'è un tema secondo me di salute. Il punto è questo, ci sono queste copie di altissima qualità, ma il fatto che una copia sia di altissima qualità non garantisce assolutamente i controlli che un'azienda come la nostra e come tutti i brand owner che si occupano, che purtroppo hanno il problema della contraffazione, mettono in atto. Vuol dire ricerca e sviluppo, vuol dire persone che lavorano costantemente per dare un prodotto e una qualità di prodotto estremamente elevata, ma per darvi veramente un esempio, noi per garantire, certificare i nostri occhiali, ricordo se non vado errato, per la certificazione ISO ci vogliono circa 20 controlli, noi ne facciamo 45 di controlli, quindi il prodotto è più che certificato. Quindi il tema è questo, abbiamo avuto degli esempi in cui addirittura ottici creavano dei mix di occhiali con parti originali e parti contraffatte di alta qualità che provenivano dall'Asia. Attività contrastata e risolta con, in questo caso, con la dogana, che è molto proattiva anche in questo tipo di attività. Il rapporto col cliente, col consumatore in realtà, più che col cliente. Noi abbiamo fatto una scelta di dichiarare, potete vederlo sul nostro sito luxottica.com, che esiste un problema, il problema è anche importante. Spieghiamo com'è, lo contestiamo, e poi se abbiamo 2 minuti vi spiegherò anche 2 parole come, e cerchiamo di aprire un canale col cliente perché, e con il consumatore, perché per noi le informazioni che ci derivano dal consumatore
questo, lasciatemi dire, perché chiaramente nel momento in cui ci arrivano le mail in cui una persona ha comprato un paio di Ray-Ban a 9,99 e gli sembrava un buon deal, francamente il mio margine di dubbio sarà perché ho fatto il carabiniere, e quindi in questo caso addirittura c'è proprio una tecnica anche per spuntare da noi dichiarazioni da produrre alle aziende, diciamo, di carte di credito eccetera, per avere un rimborso. Torno sul tema del cliente, del consumatore onesto, che il consumatore onesto abbiamo notato che ci segnala il problema. Noi offriamo la possibilità sul nostro sito di creare un link su una pagina apposita che si chiama Report Fake, sia per Ray-Ban che per Oakley, che sono i nostri due brand che ci danno maggiori problemi di contraffazione. Il consumatore inserisce le informazioni, noi le utilizziamo al fine dell'enforcement e diamo sempre un feedback. Chiaramente non c'è possibile dare un paio di occhiali a ogni consumatore, altrimenti andremo in perdita. Questo è un po' il rapporto che stiamo costruendo, lo stiamo costruendo anche dal lato customer service. È una strada lunga, non semplice, però secondo noi è una via che va percorsa e approfondita. Grazie, un paio di domande già da farti. Prima hai parlato di repliche di alta qualità nell'offline. Ricollegandomi un po' a quello che dicevamo prima con Federa Distribuzione, qual era il punto di infiltrazione della filiera, appunto, se c'era un punto di infiltrazione? E poi la seconda, in realtà, come siete arrivati a questa decisione di dialogo col consumatore, che non è una cosa comune nell'ambito dei brand, anche di settori meno sensibili come potrebbero essere il lusso, comunque beni, diciamo, accessori come potrebbe essere nel vostro caso. Allora, sulla seconda domanda ti dico, per noi è importante il rapporto col consumatore perché abbiamo fatto una scelta di tutelarlo. Quindi ci rendiamo conto che magari potremmo tranquillamente non parlarne, però secondo me questo è un tema, ne parlavamo con Sara settimana scorsa sempre di Indicam, potrebbe essere un tema da mettere sul tavolo per tutti i brand owners per trovare una modalità di veicolare il messaggio e di trovare delle soluzioni comuni per combattere come, diciamo, cartello il fenomeno. Io penso che questo tipo di attività sia un'attività che non va vista come competizione tra aziende, ma più che altro come concorso nella lotta a un determinato fenomeno che, non dimentichiamocelo, oltre che la perdita di lavoro, finanzia organizzazioni criminali strutturate. Ci sono delle evidenze investigative, il colonnello sicuramente ce ne parlerà, promuove pratiche assolutamente non condivisibili come il lavoro minorile. Se avete l'occasione di vedere qualche fotografia di qualche fabbrica in Cina, vi mettete le mani ai capelli, è veramente una roba... io non posso. Li ho tagliati apposta, li ho tagliati. Sono veramente situazioni brutte e veramente sconcertanti a volte. Io penso, come dire, che questo sia veramente un tema di fare sistema. Ci credevo anche quando facevo parte delle forze dell'ordine e non disdegnavo di lavorare con altre forze di polizia. In questo caso non disdegno di lavorare sia con le licenze, noi abbiamo 45 di licenze con Luxottica, che con altri brand owner che hanno altre esperienze in altri settori, ma comunque secondo me l'esperienza anche in campi diversi può portare a best practice. La prima domanda che mi hai fatto invece su dove c'è stato il breach, diciamo, della filiera. Ogni area ha la sua storia. Ti posso dire, secondo me il tema è puramente il cliente infedele, il cliente che vuole marginare oltre il dovuto, e grazie a Dio questo è un business che consente dei margini buoni, non esagerati come a
a volte si pensa. Purtroppo in questo caso ci sono dei clienti che esagerano mettendo a repentaglio la salute dei consumatori. Chiaramente la percezione per il nostro business è relativa e non è come può essere quella del farmaco, come può essere quella del food, però c'è sempre un tema assolutamente sensibile, perché ci sono comunque degli studi che dimostrano il fatto che indossare lenti protettive non controllate può creare veramente seri danni agli occhi e alla vista. È bello dire che anche in altre aree non particolarmente attente, quantomeno magari secondo comune conoscenza, gli stessi governi stanno promuovendo delle campagne per promuovere l'utilizzo di merce genuina contro il contraffatto. Due esempi: Thailandia, dove quest'anno abbiamo fatto numeri importantissimi, è un punto di passaggio di merce dalla Cina verso gli Emirati Arabi e poi verso l'Europa e la Corea del Sud, ovviamente. Il governo sta facendo delle azioni mirate appunto a spiegare quello che sono appunto i problemi che danno l'utilizzo di merce contraffatto contro quelle di noi. Posso fare una domanda? Sì. Notoriamente il consumatore vuota col dito, e cioè sceglie lo strumento. Uno strumento che lei ha in parte evocato è non il disincentivo, ma l'incentivo informativo. Io penso al peer-to-peer e quindi alle informazioni che si danno ai consumatori in rete, che ha un limite, che non è regolamentato. Allora, se voi avete questo tipo di approccio, uno strumento attraverso il quale utilizzare il peer-to-peer per evidenziare il prodotto non sociale, evidenziare il prodotto non sicuro, evidenziare la qualità del prodotto, potrebbe essere uno strumento che giova a voi e giova agli acquirenti. Chiedo scusa, siccome stiamo effettuando le riprese, chiedevo, ecco, cortesemente, ci sono dei microfoni, se no l'audio... Okay. No. Poi riprendiamo, perché c'è in realtà una risposta anche multipla, cioè quella magari del problema. Chiudendo un po' il giro del mondo produttivo, invece, Roberto Liscia, presidente di Netcom. Netcom è il consorzio, ce lo spiegherà meglio l'ingegner Liscia, comunque il consorzio sostanzialmente degli attori che lavorano nell'online. Non lo chiamo e-commerce perché so che Roberto mi contrasterebbe subito, giustamente. Si parla di online e si parla di un mondo che è visto da molti come un enorme veicolo di problemi, sia di contraffazione, di pirateria, di qualsiasi altro, ma in realtà è un ambiente neutro che qualcuno utilizza in maniera sconveniente. Sarebbe come dire che le strade sono una cosa di per sé negativa, semplicemente perché magari in alcune strade avvengono degli scippi. Sicuramente il punto di vista dell'ingegner Liscia ci porta quindi a parlare di online, che è un po' il mondo attorno al quale sta ruotando la tendenza ultima dei fenomeni di contraffazione, e vorrei anche però che l'ingegner Liscia magari parlasse brevemente di quell'accordo che abbiamo fatto, l'industria di marca, le piattaforme e il MISE recentemente, che può essere un embrione in realtà di una di quelle best practice di cui parlavo, da scalare per aumentare l'efficacia. Ci provo, grazie. Dunque, Netcom è un'associazione che oggi raggruppa circa 200 aziende. Rappresentiamo sull'online più o meno il 50% del venduto online, quindi tra le nostre aziende ci sono i grandi gruppi, Van Privé, Privalia, piuttosto che Amazon ed altri. Però ci sono anche le banche e i fornitori di servizi, quindi tutti coloro che si occupano di servizi abilitanti, quindi di trasporti, eccetera. Noi abbiamo poi, 2 anni e mezzo fa, creato un'associazione europea, di cui io sono stato il promotore insieme ai francesi e agli olandesi, che oggi conta 19 paesi.
Quindi rappresentiamo in Europa più o meno 40.000 aziende. In questo momento, due anni fa, ho creato il Trustmark italiano, che è un sigillo che in qualche misura controlla la conformità sotto profilo normativo, regolamentare e comportamentale dei siti rispetto alle norme. Abbiamo poi creato una struttura in accordo con le 19 associazioni dei consumatori dell'ADR, anticipatamente rispetto alla direttiva, che oggi sta funzionando, e abbiamo la scorsa settimana lanciato il sigillo europeo, che conta appunto la possibilità per le 40.000 imprese europee che hanno il sigillo nazionale di dotarsi del sigillo europeo per promuovere i propri prodotti negli altri paesi. Perché tutti i 19 paesi hanno concordato su una piattaforma di regole comuni in termini di verifica della compliance dei siti a livello europeo. Okay. In questo momento abbiamo 200 siti col nostro sigillo. Questo sigillo viene controllato da un gruppo di avvocati annualmente per verificare che non ci siano cadute di conformità, ed è arricchito costantemente delle nuove norme e delle nuove discipline che compongono il quadro della compliance normativa, legislativa e regolamentare. Abbiamo recentemente, forse perché siamo partiti in ritardo rispetto agli altri paesi, abbiamo forse il sigillo più sofisticato che c'è in Europa, il più completo. Dico il più completo perché, primo, perché lo abbiamo arricchito di verifiche di compliance su altri elementi, quali per esempio il RAE, cioè il recupero dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, per cui noi, fra l'altro, ormai ho perso di vista la mia agenda, mi sembra dopodomani, abbiamo un evento che facciamo insieme a Remedia, perché abbiamo stilato un accordo con Remedia, che è il più grosso consorzio di recupero di prodotti elettrici e elettronici, e noi verifichiamo che i siti siano compliant. Vi do un'anticipazione di quello che dico dopodomani. Abbiamo fatto una ricerca che presentiamo dopodomani, fatto a 100 il numero di siti che dovrebbero essere in regola. Voi sapete, io ritiro uno per uno, nel senso l'obbligo di ritirare uno per uno. Ebbene, siti compliant sulla normativa del RAE sono il 10%, il 90% non è compliant. Abbiamo fatto poi un importante passo per quanto riguarda il peer-to-peer, che era accennato da lei, nel senso che tutti i siti che accettano il sigillo, quello che noi chiamiamo sigillo gold, permettono al consumatore finale di esprimere il proprio parere sulla qualità del prodotto acquistato, la qualità del servizio ottenuto, il rapporto ottenuto con il merchant. Questo è un peer-to-peer straordinario, perché non è come altri che chiunque può mettere il proprio messaggio. Possono mettere il messaggio, lanciare il messaggio solo coloro che hanno acquistato da quel sito. Quindi è un peer-to-peer qualificato, il che permette all'utente di dire: il prodotto era giusto, il prodotto non era contraffatto, il prodotto era quello che volevo, il servizio è stato positivo o non positivo. Siamo solo noi e gli olandesi che in questo momento facciamo questo tipo di servizio e che di fatto stiamo estendendo a tutti gli altri paesi europei. Per quanto riguarda la contraffazione, e qui ringrazio Claudio Bergonzi e la dottoressa Arra e le sue colleghe, perché abbiamo stilato un importante accordo che ritengo, fra l'altro lo dicevo ai miei colleghi francesi e degli altri paesi, è il primo che facciamo in quest'ottica in Europa. Noi ci siamo insieme a Indicam fatto parte attiva attraverso un meccanismo che è simile a quello che fanno i francesi, non l'associazione francese ma i francesi, del notice e takedown. Nel senso che nel nostro sigillo incorporiamo anche, attraverso questo accordo, la possibilità di segnalare comportamenti relativi alla distribuzione di prodotti contraffatti, che naturalmente comporta che il sito che in qualche misura
non è compliant a questo comportamento etico e normativo, in realtà perda la possibilità di ottenere questo sigillo, che per lui è molto importante, perché vuol dire perdere vendite. Quindi noi stiamo in qualche misura cercando di portare all'interno dell'ecosistema del digitale, tenendo conto che in questo momento Netcom fa parte del CNAC, quindi in qualche misura fa parte di quelle entità, organizzazioni che si stanno facendo parte attiva e proattiva per garantire uno sviluppo equilibrato ed etico nel rapporto domanda-offerta. Vorrei però segnalare tre punti su questo elemento. Il primo punto è la potenza del consumatore, che nel digitale è fortissima, nel senso che vi faccio un esempio: noi abbiamo il nostro sigillo che è rubato, a proposito di copyright, da alcuni siti che ci rubano il sigillo JPEG e se lo pongono sul loro sito contraffatto. Nell'arco di mezz'ora ci arrivano dal consumatore almeno 10 segnalazioni, per cui poi facciamo la segnalazione agli organismi competenti, perché dice: ci hanno rubato il nostro sigillo. Vuol dire che anche noi siamo oggetto, ovviamente, di furto di copyright. Quindi la potenza del consumatore è formidabile, e tenderei a sottolineare questo elemento, perché nel digitale la forza del consumatore è molto superiore alla forza del consumatore nel fisico, evidentemente, perché la potenza di segnalazione e in qualche misura di comportamento collettivo il fisico non ce l'ha. E quindi il digitale, sto parlando del prodotto fisico rispetto al prodotto musicale o al prodotto digitalizzato, c'è già una reazione fortissima in termini di reazione del sistema. La seconda cosa che tenderei a sottolinearvi è che nel digitale 30-40 aziende fanno l'80% del mercato. Quindi in realtà la contraffazione del prodotto fisico nei canali digitali è molto piccola rispetto a quella che capita nei canali fisici, perché nei canali fisici la possibilità di controllo è evidentemente dispersa ed è molto più difficile. Cioè il digitale è trasparente, è visibile, è perseguibile, è controllabile. E tenete conto che, come abbiamo visto e fatto col governo negli ultimi tempi, il fatto che il pagamento sia un pagamento digitale e non in contanti è un ulteriore elemento di estremo controllo del comportamento del consumatore, il quale si guarda ben bene, se non è proprio un consumatore che ha l'obiettivo di comprare un prodotto contraffatto, di comprare un prodotto contraffatto utilizzando una carta di credito, che è l'unico modo per comprare un prodotto online, tranne quel 10% che viene pagato la consegna. Quindi il controllo peer-to-peer, il pagamento tracciabile e la concentrazione delle imprese nell'ambito della distribuzione di prodotti online rende questo fenomeno molto visibile e quindi mediaticamente, lasciatemi dire, molto, come posso dire, amplificabile. Se uno sa di un prodotto contraffatto comprato online, i media ci sguazzano alla grande, nel senso che oggettivamente è un prodotto, è un evento fortemente. La quantità numerica di prodotti contraffatti comprati online è alta, il loro volume è basso in percentuale sul totale del volume complessivo che c'è dell'online, nel senso che online in questo momento ci sono circa 5 miliardi anno di fatturato di prodotti comprati online. Il numero di eventi di prodotti contraffatti è alto, credo che qui gli organismi competenti possono farci un elenco numerico amplissimo di eventi di prodotti contraffatti, ma se lo andiamo a vedere sul totale del fatturato stiamo parlando di cifre estremamente esigue, dove il problema della contraffazione oggi lo declinerei su due elementi. Uno, su tutto il tema del farmacologico che viene dall'estero, sul quale credo che invece è un'attività di controllo sulla criminalità organizzata che dovrebbe essere ancora amplificato rispetto a quello che capita, perché il tema dei farmaci contraffatti invece è un tema evidente e fortissimo, su quale credo che siamo solo agli inizi
di un fenomeno, e ovviamente adesso diciamo le autorizzazioni, noi adesso stiamo lavorando anche a livello europeo sul tema del controllo attraverso anche gli aspetti del sigillo del Trustmark, sul tema del flusso dei farmaci e dei prodotti farmacologici, la cui contraffazione sta, da quello che mi risulta, salendo anche in termini di volumi di affari. La seconda, e questo per me è un elemento di priorità numero uno. Il secondo elemento di priorità numero uno è il ruolo della contraffazione in concorrenza con i prodotti italiani all'estero. Questa settimana incontreremo quelli di Alibaba, Jack Ma e compagnia, che vengono il 16, 17, 18 in Italia. Il tema di ovviamente piattaforme come quelle di Alibaba o di altre piattaforme, noi adesso abbiamo recensito 400 piattaforme internazionali, il tema del controllare la veridicità e l'origine del prodotto italiano rispetto al prodotto contraffatto locale o che arriva da altri territori è un tema che fa perdere di competitività al prodotto italiano, come diceva giustamente prima il problema è non si può in qualche misura controllare la contraffazione nei mercati internazionali se in qualche misura non si è presenti col prodotto originale italiano e il prodotto in qualche misura controllato del Made in Italy. È un problema che il Made in Italy ha, su quali i francesi sono molto più forti di noi, perché la loro capacità di aggregare le loro forze per essere presenti sui marketplace internazionali, tant'è che per esempio i vini francesi in Cina sono presenti e sono controllati dal governo francese attraverso azioni collettive, i vini italiani non ci sono, quindi in Cina non si vendono vini italiani, si vendono vini francesi, salvo pochi casi. Quindi in conclusione, il peer-to-peer è uno strumento fortissimo di controllo sociale. Il Trustmark che noi abbiamo evidentemente va in questa direzione. La contraffazione sui prodotti nel mercato italiano, in termini numerici alti, in termini di volumi è bassa, perché comunque il mercato è concentrato in poche mani e bisogna individuare alcuni filoni, tipo il farmaceutico, che a mio giudizio è di estremo pericolo. E l'ultimo fattore su cui intervenire con grande attenzione è il tema del controllo dei nostri prodotti e dell'originalità dei nostri prodotti nella concorrenza internazionale sui marketplace internazionali legati al Made in Italy. Grazie. Grazie Roberto, perché hai introdotto alcuni argomenti su cui poi ritorneremo dopo in un successivo giro. Soprattutto hai evocato un nome che per noi industria di marca, cioè Alibaba, è uno spettro che aleggia sui fatturati di quasi tutte le nostre aziende. La parte delle produttiva o comunque di associazioni produttive, di mondo industriale, eccetera, abbiamo un po' chiarito e capito qual è il primo approccio che c'è da questa parte del muro a proposito del tema della contraffazione. Sempre da questa parte del muro ci stanno le istituzioni, quindi l'amministrazione, le istituzioni e le forze del governo. Francesca Ara, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano per Reti Marche. Il MISE in Italia ha un ruolo guida, sostanzialmente un ruolo di coordinamento, un ruolo guida sia verso di noi, cioè il mondo industria, sia verso i consumatori con una serie di iniziative e di attività, sia poi in un organo trasversale, già evocato CNAC, Consiglio Nazionale Anticontraffazione, che comunque dovrebbe riuscire a indirizzare o a individuare una serie di linee guida che escano. Sempre a Francesca, quindi delle classiche tre filoni di domande, ma soprattutto se ci sono delle esperienze che l'amministrazione si senta di voler mettere in circolo, piuttosto che invece se c'è qualcosa che dal lato imprese o dal lato consumatore potrebbe essere fatto ancora meglio. Diciamo che quello che è stato evocato e chiesto in questo tavolo è attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Noi siamo l'autorità che è incaricata di promuovere le politiche anticontraffazione, quindi diciamo siamo il principale attore.
cos'è questo requisito? Come scuola, requisito cellulare va. Sequestro da parte. Quindi il compito nostro è quello in realtà di mettere insieme consumatori, imprese, autorità, forze dell'ordine e di farli dialogare, di far portare loro, di far conoscere le loro esperienze, le loro conoscenze, di metterle a fattor comune, perché comunque da questa condivisione noi vogliamo costruire una strategia, quindi una visione, e da lì partire per realizzare dei piani di azione, delle attività. Questo è un po' l'approccio che da qualche anno viene seguito da noi, sia come Direzione Generale Lotta alla Contraffazione che come Consiglio Nazionale Anticontraffazione, e alcuni risultati li ha prodotti. Diciamo che sono già state citate esperienze come la Carta Italia, la Carta per la creazione, diciamo, per l'evidenziazione di best practice nella lotta alla contraffazione online, che tra l'altro dà un ruolo molto importante, riserva un ruolo molto importante alle associazioni dei consumatori, perché le associazioni dei consumatori aderenti possono segnalare alle piattaforme prodotti che appunto non sono autentici, e quindi da lì le piattaforme possono intervenire. Altre iniziative che riteniamo diciamo di valore riguardano per esempio una campagna che è in corso tuttora, e poi credo che la rappresentante della dottoressa Lulli ne parlerà. La campagna di comunicazione si chiama Io sono originale ed è finanziata dal Ministero, cercando di adottare delle regole di ingaggio diverse dei consumatori, perché comunque c'è un fenomeno abbastanza strano, particolare, riguardava le statistiche propensione alla contraffazione dei consumatori, indagini campionarie, fino a qualche anno fa il 30% dei cittadini italiani tra i 18 e i 75 anni affermava di aver comprato almeno una volta un prodotto contraffatto, l'ultima rilevazione dice che sono il 57%, questo non vuol dire che sono aumentati consumatori che comprano contraffatto, però sicuramente lo ammettono, e tra l'altro sono consumatori informatissimi, perché sanno più del 90% sanno che il prodotto contraffatto può essere potenzialmente pericoloso. Quasi la totalità dei giovani tra i 18 e i 25 anni che abbiamo intervistato, il 99% afferma di conoscere, di sapere che cos'è la contraffazione, il 62% sa cosa sono i titoli di proprietà industriale, cioè brevetti, marchi, disegni e modelli. Ci sono anche ovviamente delle domande di controllo che confermano quello che dicono. Quindi alla fine, diciamo, il mio dubbio era, venendo questa mattina, che facciamo molta informazione, continuiamo nelle nostre attività di comunicazione e di informazione, però creiamo dei cittadini che conoscono il fenomeno ma continuano a comprare. Quindi mi chiedevo, insomma, ci chiediamo come fare per risolvere o comunque ridurre questo approccio. Noi crediamo che la soluzione sia quella di coprire la filiera delle attività di sensibilizzazione, nel senso che non dobbiamo solo comunicare, non dobbiamo solo informare, ma dobbiamo anche educare. Dobbiamo, scardinare delle credenze che rispetto al prodotto contraffatto si sedimentano e si strutturano molto presto nella vita delle persone. E questo, per esempio, l'abbiamo constatato anche nelle indagini qualitative che abbiamo fatto con il Censis. Quei dati che lei citava sono dati del Ministero, nel senso che le ricerche sono finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Lì si vede proprio che il condizionamento ad un tipo di consumo veloce
e leggero, tra virgolette, insieme alla convinzione che comprare contraffatto è un atto che insomma non è così grave, si diventa proprio da giovanissimi. Quindi il nostro prossimo obiettivo, prossimo nemmeno tanto, nel senso che lo stiamo proprio realizzando, è quello di entrare nelle scuole e di fare formazione nelle scuole, perché è lì che noi creiamo il cittadino consumatore. E quindi abbiamo, insieme al Ministero dell'Istruzione, già avviato un progetto di formazione dei docenti su 100 scuole italiane in tutta Italia. Abbiamo formato 400 insegnanti e adesso stiamo selezionando i progetti con cui questi insegnanti possono lavorare sui ragazzi. Ovviamente di iniziative di formazione e educazione di questo tipo ce ne sono altre, credo che anche la Guardia di Finanza faccia delle attività, dei progetti per la legalità, perché in effetti, tra l'altro, un'altra cosa che abbiamo constatato è che c'è proprio un buco nei giovanissimi rispetto a questo aspetto della legalità. Abbiamo per esempio verificato che tra i giovani chi giustifica per esempio il copiare il compito in classe piuttosto che non salire su un autobus senza pagare il biglietto ha una maggiore propensione a comprare contraffatto. Quindi c'è tutta una sfumatura, tutta una serie di comportamenti che ovviamente non sono gravi, però alimentano la domanda di contraffazione. In chiusura direi, volevo specificare, giusto per la commissione, a beneficio della commissione, quei dati che lei ha citato sulla contraffazione in Italia. Il fatturato da contraffazione è sui 7 miliardi e i costi di lavoro rubati al mercato legale sono 105 mila e le mancate entrate termini di imposte sono 4,6 miliardi. Grazie Francesca. Alcuni spunti su cui poi ritorneremo, proprio su quelli che hai, a parte i dati, quelli che hai citato in chiusura, ovvero sia questo fatto che in effetti non sia solamente da puntare. No, allora, la comunicazione sulla contraffazione è passata da un manganello sostanzialmente, per cui è un reato, non va compiuto, adesso si cerca di spostarsi dall'altro lato, ovvero sia l'importanza dei valori della proprietà intellettuale nell'economia eccetera, però in effetti è un approccio un po' più complessivo quello che ci vuole, ci torneremo dopo. Il commissario Cervellini, Polizia Postale delle Comunicazioni. Possiamo restituire il cellulare sequestrato. La Polizia Postale delle Comunicazioni ha una lunghissima esperienza, un po' come come dicevamo prima, che come Spignani nel digitale e in generale nel copyright. E voi spesso vedete anche il lato peggiore della rete, in realtà, perché dai tempi e da una serie di indagini che compite si vede un po' il lato peggiore della rete. Però in effetti è semplicemente uno strumento. Anche nel vostro caso vorrei riuscire ad arrivare a, prima di tutto, ad avere una overview generale di quello che sta succedendo, perché c'è un'evoluzione nel mercato della contraffazione, e fisica e online, soprattutto in quello che gestisce il mercato della contraffazione. E poi dall'altro lato però l'importanza di un rapporto con il consumatore anche che avete direttamente, e anche se ci sono comunque esperienze che possa valer la pena mettere sul tavolo per da cui cercare di partire per un'azione un pochino più concreta di noi che operiamo in questo settore. Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato l'opportunità appunto di partecipare a questo tavolo e portare quello che è la nostra esperienza come Polizia Postale. Io peraltro, oltre ad essere portavoce della Polizia Postale, sono anche responsabile dei progetti di educazione alla legalità e navigazione sicura dei minori e degli adulti sulla rete internet. Per quanto riguarda la contraffazione come Polizia Postale, diciamo, per noi è un ambito di ripiego, perché la Guardia di Finanza è in prima linea sotto questo aspetto. Però
mi verrebbe da dire che la contraffazione online, diciamo sull'online, regna sovrana, nel senso che purtroppo il fenomeno è veramente esteso, è un fenomeno che generalmente, diciamo, avviene attraverso il cosiddetto modello dell'acquisto a impulso, no? Spesso e volentieri, magari non so quanti di voi è capitato il fatto, dice un'offerta, l'ultimo stock, quindi prendi questa opportunità, altrimenti perdi l'occasione, e quindi automaticamente andiamo subito ad acquistare. Spesso e volentieri quello che acquistiamo è un prodotto contraffatto. Nel 2014, prima stavo guardando come denunce che abbiamo ricevuto soltanto noi della Polizia Postale, considerate che le denunce che riceviamo sono, io direi, è un decimo di quelle delle frodi che avvengono sulla rete internet, sono state oltre 80.000. 80.000 molte delle quali appunto per frodi legate alla contraffazione di prodotti acquistati che non sono originali ma sono prodotti contraffatti. Spesso e volentieri l'utente, devo dire, sotto certi aspetti è molto superficiale negli acquisti che fa, perché non va a verificare neanche da dove acquista questo prodotto. Noi abbiamo lanciato diverse campagne, perché poi sostanzialmente l'aspetto fondamentale è quello della sensibilizzazione e della prevenzione, quindi facciamo delle campagne di prevenzione proprio per acquistare sicuri. In alcune circostanze partecipano attivamente anche alcuni dei portali che mettono in vendita questi prodotti, anche se in alcune, io sono molto critico, perché anche loro dovrebbero avere le stesse responsabilità e non dire ma che vuoi che io faccia. No, il monitoraggio del servizio che mette a disposizione è fondamentale, è necessario, perché non può sempre tutto ricadere sul consumatore. È vero, come dicevo prima, ci sono dei consumatori che veramente meriterebbero il cucchiaio di legno, per non dire un'altra parola, perché se le vanno veramente a cercare, no? Allora, dicevo, ci sono tantissimi siti che vendono prodotti di marca che poi risultano essere contraffatti, dove è semplicissimo andare a verificare effettivamente se poi questo sito dietro ha una partita IVA, ha un negozio fisico e non soltanto virtuale. Cioè, poi attraverso dei meccanismi è possibile verificare. Una cosa che abbiamo rilevato, io sono 15 anni che, diciamo, che studio anche i comportamenti degli utenti sulla rete, che, diciamo, nonostante i rischi sono tantissimi online, l'utente internet non perde, non si scoraggia, quindi, diciamo, sempre più continuano e ricorrono a questo, oltre però al fatto che comincia c'è molta rete tra gli utenti online. In che senso? Nel senso che riescono, cioè, nel momento in cui un utente viene truffato o comunque viene, come tra virgolette, bidonato, mette il proprio commento, quindi basterebbe pochissimo, quando noi andiamo ad acquistare un prodotto, mettere quel prodotto su un qualsiasi motore di ricerca o comunque quel sito che vende quel prodotto, il telefono che sia, automaticamente escono fuori tutti quanti i commenti. Poi c'è da dire che ci sono degli utenti che vanno alla ricerca proprio del prodotto a costo basso, quindi allora se un prodotto costa 10 e te lo vendono a 1, ti dovresti rendere conto effettivamente che forse c'è qualcosa che non va in tutto questo. Certo, infatti. Esatto. Poi, ecco, come polizia di Stato, come polizia postale, così come già aveva accennato la dottoressa Arra, noi da diversi anni ci ispiriamo a un modello di sicurezza partecipata in cui, diciamo, tutte le forze in campo, quindi forze di polizia, istituzioni, enti locali, associazioni, utenti, e mettono insieme le proprie esperienze a fattor comune, proprio per evitare che tanti comportamenti possono essere facilmente evitati. La cosa strana in tutto questo è che anche le aziende, se ad esempio fanno un'attività di monitoraggio sulla rete di siti, o comunque quando vengono segnalati dei siti che vendono dei prodotti tipo 990 Ray-Ban, oppure gli stessi occhiali della Luz Ottica, che comunque hanno un costo che comunque non può scendere sotto una certa soglia, logicamente
dovrebbe essere anche la stessa azienda che si dovrebbe preoccupare comunque di segnalare, perché è vero sì che siamo bravi a fare tante cose, ma è altrettanto vero che non riusciamo spesso a far fronte a tutte quante le richieste. In tutto questo ci aiutano invece, al contrario, i consumatori. I consumatori denunciano, non si fanno passare, come dire, il pelo sotto al naso, perché attraverso noi abbiamo diversi siti istituzionali della Polizia Postale, abbiamo il commissario PS online, abbiamo il sito della Polizia di Stato, abbiamo la pagina, le diverse pagine, agente Elisa e quant'altro, ci arrivano una vita social che il mese scorso ha avuto una media di 3 milioni di visualizzazioni settimanali, con segnalazioni proprio di comportamenti poco consoni, diciamo, sulla rete internet. Dicevo, in ultimo, poi eventualmente rispondo a qualche domanda se c'è qualche curiosità, noi siamo convinti che l'unica arma veramente incisiva sia quella della sensibilizzazione e della prevenzione. Io mi ricordo di aver fatto una campagna sul copyright, sulla proprietà intellettuale, in occasione del Festival di Sanremo, quindi siamo andati nelle scuole proprio a far comprendere ai ragazzi, alle nuove generazioni, perché spesso e volentieri poi i ragazzi ci raccontano che il modello di riferimento sbagliato è proprio quello dell'adulto di riferimento, quello dei genitori, perché i genitori quando dicono, mi ricordo un ragazzo mi ha detto, dice, quanto costa un CD? Dice 40 euro, ma che sei matto? Papà mi ha detto scarica a manetta, no? Allora, per far capire che cosa, che logicamente se il genitore, comunque l'adulto di riferimento è il primo a commettere o comunque ad assumere determinati comportamenti, poi non possiamo pretendere che il figlio o il minore possa comportarsi diversamente, cosa invece al contrario che abbiamo, facendo comprendere l'importanza del rispetto delle regole, quello che c'è dietro a una proprietà intellettuale, cioè ci sono delle famiglie, dei posti di lavoro, c'è cioè un'azienda che produce, automaticamente i ragazzi riflettono. Sicuramente poi logicamente servirà o non servirà, comunque per noi è importante, fondamentale partire dalle nuove generazioni per fare in modo proprio che loro possano essere i migliori di noi. Questo è quello che mi sento dire. Posso fare una domanda? No, grazie. Ho trovato interessante il numero degli 80.000 segnalazioni, che mi sembra molto, molto denuncia, mi sembra molto evidente, è un fenomeno oggettivamente forte, no? Perché siccome abbiamo fatto tutti e due i numeri, volevo sapere, e lei diceva giustamente che forse sono 10 volte tanto i comportamenti illeciti rispetto agli 80.000, quindi arriviamo circa almeno quasi a 1.800.000 comportamenti illeciti, cioè di persone che hanno comprato, che hanno fatto un atto diciamo di acquisto di un prodotto contraffatto. Adesso facendo grandi numeri verrebbero fuori che giustamente ci sono almeno 800.000 atti di acquisto di prodotto contraffatto, un milione di prodotti contraffatti. Siccome noi abbiamo lunedì prossimo presentiamo l'osservatorio col Politecnico, se qualcuno è interessato alla Bovisa, e presentiamo i dati dell'osservatorio annuale, a noi risultano in questo momento 187 milioni di atti di acquisto durante l'anno, di acquisto online, il che significa che gli 800.000 di cui dicevamo prima rappresentano lo 0,4%, no? Solo per parlare di numeri veri, no? Perché sennò, anche se sono poi andrebbero approfonditi, il che vuol dire che abbiamo 0,4% del fatturato dell'online che è illecito, un prodotto contraffatto, che rapportato al totale fatturato, che oggi è di 15 miliardi di euro, vogliono dire 600.000 euro di acquisti di prodotti contraffatti, okay? Anche ipotizzando gli utili. Quindi quello che voglio sottolineare è che parliamo di circa 1 milione di euro di prodotti contraffatti, che sono un'inezia rispetto al totale volume transato, ma che rappresentano comunque un numero, e qui sono assolutamente con lei, un numero di comportamenti illeciti che vanno contrastati perché attengono a un comportamento culturale non accettabile. Quindi io farei una distinzione tra il fatto che c'è un problema di cultura che necessita quindi di un lavoro che deve essere fatto collettivamente rispetto agli aspetti numerici, no, di reali volumi,
che se mal comunicati possono creare, secondo me, aspettative e comportamenti che solo in Italia avvengono, che è di demonizzazione del digitale. Okay? Allora, faccio una precisazione se mi consentite, perché non è come dissento dalle sue conclusioni. Allora, io ho detto un'altra cosa, ho detto le denunce che noi nel 2014 abbiamo ricevuto come Polizia Postale e Telecomunicazioni sono state 80.000. Alcune riguardano la contraffazione, ho detto anche che è un numero assolutamente esiguo rispetto alla realtà dei fatti, e poi c'è da considerare che non è solo la Polizia Postale che riceve queste denunce, ma ci sono tante altre forze di polizia che svolgono la nostra stessa attività. Quando io ho fatto la battuta alla contraffazione online regna sovrana è perché il fenomeno è veramente esteso, nel senso che la contraffazione online è passata da quella offline a un numero vertiginoso, perché il fenomeno è reale, è un fenomeno preoccupante per quello che è stato detto a questo tavolo, e comunque i miei dati della Polizia Postale sono parziali, perché io parlo di quello che è la nostra attività come Polizia Postale, e ho detto anche che l'attività della contraffazione della Polizia Postale è una nicchia rispetto a quello che invece la Guardia di Finanza fa, perché è in prima linea rispetto a noi. Quindi diciamo il discorso a cui fa riferimento lei, che è dello 0,4% rispetto al Monteore, al totale, è assolutamente non verosimile, assolutamente di gran lunga superiore. Ma partendo da quali dati fa questa assunzione? Dai dati perché il nostro è un dato relativo, nel senso non è il dato completo della contraffazione. No, scusate, io su questo permettetemi poi di sentire su queste conclusioni. No, Roberto, poi proseguiamo la discussione, però in effetti quello che bisognerebbe fare, che non mi risulta che sia stato fatto fino ad ora, è riuscire da un lato ad avere l'industria che produce la demonizzazione pregiudiziale, un elemento assolutamente inaccettabile. Infatti dico, da un lato avere i dati dell'industria e dall'altro invece avere i dati complessivi delle forze dell'ordine nella denuncia. Non mi risulta che sia mai stato fatto il lavoro di confronto, e che quindi ci permetta di identificare a spanne il valore della violazione rispetto al valore totale del mercato. Questo però è il lavoro che si può fare. In questo voglio dire che nel modo più assoluto io non ho voluto demonizzare la rete, sia ben chiaro. No, ma no, il problema è che quando si fanno però scusi, lo so che lei non vuole demonizzare perché siamo tutte persone adulte e professionali, ma nel momento in cui si fanno dichiarazioni non suffragate... Io parlo con numeri, non parlo con chiacchiere, sia ben chiaro. No, io le sto dicendo che i numeri in nostro possesso, sono incontrovertibili rispetto... Ma il vostro possesso sono 80.000 denunce, che sono nulla rispetto a 200 milioni di atti di acquisto. È questo che vi sto dicendo. 200 milioni di atti di acquisto? Online. Ci sono 200 milioni di atti di acquisto online. Allora, è questo che vi sto dicendo. Scusate però, questa è una discussione che in realtà riprendiamo dopo. Proprio perché bisogna arrivare, allora quello di cui parlavo all'inizio, mancano nel settore della contraffazione una serie di dati, di informazioni, si parla sempre di dati, poi ci ritorneremo nell'ambito social, che è un ambito ancora più nebuloso, anche semitizzato rispetto a quello normale, però dobbiamo lavorare, questa è una delle best practice da cui uscire, perché io cerco sempre di uscire con qualcosa di pratico, alla fine io devo rendere conto, per esempio nel mio lavoro, a una serie di industrie che quindi devono avere atti concreti. Questo è una delle cose da cui uscire, ovvero sì, è il lavoro che non abbiamo mai compiuto, cioè riuscire ad essere specifici di quanto oggi è il commercio online sui nostri prodotti, cioè le transazioni su il nostro mondo o il mondo del copyright, e invece quante sono le evidenze di violazioni che i vari corpi di polizia possano metterci a disposizione. Questo è un lavoro che ci permette almeno di avere una profondità di dato che ad oggi non abbiamo. Con queste evidenze. Esatto, però volevo sdrammatizzare cambiando discorso, perché concludendo, nei giorni scorsi, tanto per far capire delle volte quando che colpiscono tutti diciamo, la contraffazione, le truffe, le frodi informatiche, nei giorni scorsi ci è arrivata una diffida di pagamento per un brevetto che noi abbiamo depositato su un brand della Polizia Postale, che è una vita social, in cui ci imponevano di pagare immediatamente 880 euro, altrimenti avrebbero ricorso, diciamo, al giudice con un decreto ingiuntivo.
Poi alla fine, diciamo, leggendo tutto quanto il documento, era una società italiana che in poche parole aveva un database in cui si poteva inserire dentro il proprio brevetto e che l'avrebbero poi eventualmente esteso su tutto il territorio europeo. Però per come era stata posta, c'era questa diffida di pagare immediatamente 880 euro. Certo, di provare a fare una truffa alla polizia postale, il campione mondiale di truffe. No, guarda, nessuno può sentirsi sicuro, perché addirittura un paio d'anni fa abbiamo trattato un tentativo di truffa al Presidente della Repubblica, l'emerito Giorgio Napolitano. C'era signor Giorgio Napolitano, piazza del Quirinale 1. No, e gli imponevano di pagare 104 euro. Quindi... dopo riprendiamo, adesso finiamo il primo giro. Forza dell'ordine è stata evocata più volte, la Guardia di Finanza, il colonnello Tuzzi, comandante del gruppo proprietario intellettuale dell'unità speciale. La Guardia di Finanza che per grosso modo il 95% della, chiamiamola, contraffazione passa per le vostre mani, cioè volevo con questo dire che passa dalle vostre mani la contraffazione, il controllo del territorio inerente alla contraffazione, non siano messi agli atti dichiarazioni mie in questa direzione. Guardia di Finanza che collabora, devo dire, in maniera sempre più aperta. Io testimonio il lato delle imprese ed è un lavoro totalmente trasparente di collaborazione ampissima, però devo dire anche nella diffusione poi delle informazioni e lato consumatori e lato mercato in generale siete sempre prima. Grazie Claudio, in effetti avrei fatto un elenco, effettivamente penso che non ho tutto questo tempo a disposizione, e comunque perfettamente ragione, per noi è un punto d'onore la lotta alla contraffazione e la sicurezza prodotti, perché di fatto i due aspetti per noi viaggiano più o meno sullo stesso settore. Abbiamo un riferimento preciso nel Ministero dello Sviluppo Economico, il nostro elemento di confronto quotidiano, e cerchiamo di svolgere quella che è un'attività di contrasto. Il contrasto non è semplice, perché è stata evocata anche in questa sede la complessità del particolare fenomeno illecito, che chiaramente oggigiorno ha assunto un livello globale. Non c'è paese che può essere scevro dal pericolo della contraffazione, così come nessun prodotto può essere descritto come prodotto lontano da possibili ingerenze del fenomeno illecito. Io sono una persona che ragiona molto empiricamente un po', e quindi ragiono su quelle che sono le evidenze investigative che abbiamo. Non sto a parlare di casi, di numeri, perché non mi sembra il caso, però vi posso dire che effettivamente, come dicevo prima, è pervasiva, perché ormai non c'è nessun prodotto che sia, si può dirsi, appunto all'oscuro di questo particolare fenomeno illecito. Noi andiamo a ricercare, ad esempio, il colluttorio contraffatto. Cioè parliamo di un prodotto che costa 2-3 euro al massimo, il dentifricio, il Dixon, il Dash, cioè detersivi contraffatti. Siamo su un settore che ci fa pensare su quale sia la vera origine e cosa ci sia dietro veramente il mercato. Cioè ci sia sicuramente un'organizzazione criminale che però è abituata a studiare il mercato, a studiare il mercato occidentale, presumibilmente. Abbiamo fatto riferimento al paese evocato più volte, da dove queste merci molto probabilmente arrivano, e ci si accorge che effettivamente non si può spiegare altrimenti perché un soggetto decida di produrre il colluttorio contraffatto piuttosto che magari il tassello, il fischer, per appendere il quadro a muro. L'unico, diciamo, circostanza che mi fa pensare a una cosa del genere è che ci sia veramente uno studio approfondito del mercato, e quindi si decida di produrre quel prodotto perché sul mercato francese, italiano, tedesco, americano è un prodotto che tira. Quindi anche se costa 2 euro, 1 dollaro, io ne piazzo 2-3 milioni di pezzi sul territorio nazionale di quella nazione e ho premi di base. Ecco, questo è il cappello introduttivo per capire un attimino a che livello siamo. Internet è un altro aspetto molto rilevante, purtroppo. Ma io indicherei non tanto sui numeri dei prodotti che vengono acquistati, ma quanto sulla potenzialità. Basta fare solo una ricerca, provate a ricercare su Google, fare una ricerca Bay Fake Rolex, per esempio.
La ricerca distribuisce circa 170 milioni di risultati. Questo per farvi capire che aspetti di rilevanza potenzialmente, non sto parlando di quello che avviene realmente, sto parlando di qual è l'offerta. E questo è solo il web, è quello chiaro, non parliamo del deep web che è quello che ci sfugge, il 99% di quello che circola sulla rete, e gli americani sono stati gli unici che hanno fatto delle ricerche approfondite sul deep web, non conosciamo effettivamente cosa effettivamente gira. E quindi il problema è veramente difficile da approcciare da un punto di vista operativo. Chiaramente alla base di tutto ci deve essere la tutela del consumatore, cioè il consumatore deve essere il soggetto a cui le nostre prerogative, i nostri sforzi vanno svolti per tutelarlo. Perché oltre all'aspetto della contraffazione di danno all'impresa c'è anche un discorso di danno potenziale per gli acquirenti. E qui il problema è duplice, perché possiamo avere il consumatore consapevole, l'acquirente consapevole che è stato evocato anche in questa serie, quindi inconsapevole. Chiaramente l'inconsapevole è più orientato a quei settori che possono avere una valenza molto rilevante con riferimento alla sicurezza, parlo dell'alimentare, del farmaceutico, dove effettivamente andare ad acquistare un prodotto contraffatto, quindi non sicuro, potenzialmente non sicuro, il consumatore è molto più attento rispetto a quello che può essere un acquisto di un brand come gli occhiali o una borsa. Ci sono anche lì problemi collegati alla salute evidenti. Però io a volte faccio spesso un parallelismo tra il consumatore che compra merce contraffatta e quello che acquisisce lo stupefacente. Secondo me ci sono caratteri molto ci sono analogie molto strette, sia con riferimento anche alla metodologia del traffico illecito, quindi come trasporto, come introduzione nel territorio dello Stato, ma anche col fatto che si ponga nei confronti del consumatore come un rapporto di complicità. No, chi acquista il prodotto contraffatto in qualche modo lo cerca, cioè acquistare sulla spiaggia da un venditore extracomunitario una borsa di Louis Vuitton, è chiaro che a 50 euro non puoi pretendere che sia reale, quindi sai benissimo che stai acquistando un prodotto. Quindi c'è anche un aspetto sociologico da affrontare che non è di poco rilievo, è un aspetto veramente, potrebbero gli antropologi fare degli studi approfonditi su questo aspetto. Però diciamo è questo quello che ci appare. Come combatterlo? Cerco di essere rapido, Claudio, perché capisco che i tempi sono limitati. Secondo me l'approccio è quello strutturato, trasversale, condiviso, fare sistema, noi abbiamo cercato nel nostro, e poi parleremo dell'esperienza, ma solo accennata, noi abbiamo un sistema informativo anticontraffazione, il SIAC, che riunisce un po' tutti gli attori istituzionali, dalle aziende, i consumatori, le forze di polizia, abbiamo praticamente un sistema di informazione integrata che a regime, ancora non siamo a livelli al 100%, ma ci potrebbe consentire di avere a livello del Ministero dell'Interno, del Dipartimento della Polizia Criminale, un unico elemento dove confluiscono tutti i dati che possono essere poi gestiti dai vari attori istituzionali, stakeholder vari, che possono acquisire sia come Ministero ma anche come persone, diciamo, privati cittadini, sapere quello che succede nel secondo. Quindi questo aspetto io chiamo l'approccio olistico al problema, perché secondo me è fondamentale la condivisione, così come è fondamentale l'istruzione nelle scuole. Come diceva il Ministero, hanno fatto moltissime campagne, la Polizia di Stato, noi siamo in prima linea nelle scuole a diffondere l'educazione della legalità economica e finanziaria, e quindi la contraffazione fa parte. Io direi che ho accennato quelle che sono gli aspetti più rilevanti. Volevo rispondere un attimino, quindi il discorso del settore digitale non è demonizzato da parte nostra assolutamente, però è chiaro che ci deve essere un'attenzione perché ho fatto delle operazioni di bonifica anche con Claudio dei siti e con Luca, però è un'attività che noi sentiamo effettivamente molto non proprio pienamente esaustiva, perché chiudere un sito web significa dare la possibilità a chi l'ha fatto di riaprirlo dopo 10 minuti dopo. E quindi chiaramente noi creiamo la difficoltà, però dovremmo perseguirla anche sotto altri profili, lo stiamo facendo con azioni che comportano l'acquisto simulato, quindi acquistare su internet direttamente, la legge ce lo consente, quindi noi
provvediamo anche a fare questo, cioè acquistare su internet, sono state fatte varie operazioni in Italia, perché l'altro aspetto della rete, questo è un altro concetto che mi scusate l'unidirezionalità, ma mi viene veramente in base a quello che ho scritto, è quello di trovare, ad esempio, su pagine Facebook privati, privati cittadini, gente che vende materiale contraffatto, anche due o tre pezzi, per arrotondare lo stipendio, magari sono casalinghe o persone che il ministero, nella cucina ne abbiamo affrontati tantissimi di questi casi, cioè di persone che stanno su Facebook e vendono prodotti, scarpe, borse e quant'altro. Allora l'unico modo di contrasto reale è quello di acquistarlo e poi chiaramente risalire la filiera per cercare di aggredire il traffico sostanziale. Però l'altro aspetto che parallelamente va a perseguire è quello l'aspetto economico e finanziario, quindi perseguire le organizzazioni criminali e cercare di risalire a quelli che sono i flussi di denaro, il cosiddetto follow the money, cioè cercare di in alcune operazioni l'abbiamo fatto anche di recente divulgazione, e quindi secondo me è questo l'aspetto più rilevante per un contrasto efficiente del fenomeno illecito, quindi un approccio strutturato, trasversale, che abbracci tutti i settori di competenza della forza di polizia, perché ricordiamoci, l'abbiamo riscontrato soprattutto nell'agroalimentare, nella contraffazione e nei falsi in generale, STG, GP, DOP, che sono tutte denominazioni di origine, di cui l'Italia è fiera perché è una delle nazioni che ha il più alto numero di prodotti a denominazione di origine, e proprio lì è il problema, cioè le frodi che abbiamo in questo settore. E praticamente ci siamo accorti che molto spesso questa particolarità di frode è accompagnata con altri illeciti, come l'evasione fiscale, la falsa fatturazione, la frode nell'erogazione di contribuzioni pubbliche o dell'Unione Europea o dello Stato, quindi sono tutti riciclaggio, insomma veramente è un aspetto che coinvolge vari settori, e secondo me l'importanza è appunto quella di approcciarlo in maniera strutturata e trasversale. Io direi che ho detto quello che dovevo dire, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie Vincenzo, ci sono due passaggi, che l'approccio olistico, che so che ti è caro e quindi lo sottolineo particolarmente, e l'altra è la provocazione che in realtà lanci, ma che condivido altrettanto, dell'analogia tra utenti di contraffatto, di stupefacenti, ci aggiungere anche il contrabbando, che comunque sono alla fine forme criminali pervasive che vengono trattate dal consumatore, purtroppo anche dall'ecosistema complessivo, in maniera completamente diversa. Concludendo un po' il giro delle istituzioni, ovviamente non può mancare, ma anzi è necessario averla come visione, quella dell'Europa. E quindi la Commissione europea, Stéphanie Martin, una grande esperienza in IP policy, sostanzialmente in attività nell'ambito del cuore dell'Europa, sul tema della contraffazione, non si può parlare di lotta alla contraffazione senza pensare che si debba pensare questo non solo in un ambito nazionale, ma in un ambito almeno comunitario, visto che comunque la nostra necessità normativa ormai è una necessità comunitaria. Ci sono sicuramente degli ambiti in Europa di forte carenza, ne cito due tra tutti: l'ambito doganale, che è lungi dall'essere un ambito equamente gestito dai 28 Stati membri, e poi un generale approccio ad alcuni temi che sicuramente non è ancora una volta uniforme, ad esempio il tema della tracciabilità potrebbe essere l'altro che cito, non è altrettanto uniforme come sensibilità tra i 28 Stati membri. Però l'Unione e la Commissione hanno un'intensificazione del loro impegno attraverso 10 punti di azione sostanzialmente, due dei quali Stéphanie ci va a illustrare. Uno punta sostanzialmente i profili un po' di ricerca finanziaria, come è stata introdotta anche dal colonnello Tuzzi, e l'altra invece sulla supply chain, quindi sulla filiera, sulla responsabilizzazione e il controllo di filiera. Grazie. I will not take the time to go into details in my presentation because we are running out of time. Allora, non scenderò nel dettaglio, diciamo, non scenderò nei dettagli della mia presentazione per mancanza di tempo. And also because
obviously many of the other participants already mentioned some of the issues that we'll be discussing in the context of my presentation. E anche perché molti degli aspetti sono già stati evocati dagli altri partecipanti. So some of you may have heard that the Commission adopted last year in 2014 an action plan which focuses on commercial scale infringements. So we're not now developing all these actions, but there are two key actions that we'd like to talk about today, which is the integrity of supply chains and follow the money. E dunque saprete senz'altro che la Commissione nel 2014 ha adottato un piano d'azione che riguarda la violazione appunto nel campo commerciale, su scala commerciale, e ci sono due azioni chiavi di cui vorrei parlare oggi, come è stato appena detto, e cioè follow the money è uno e la integrità della filiera, della supply chain. Okay, so these two actions are really connected. They are the same, they are the two sides of the same coin. The first one, integrity of supply chains, is about global supply chains and how to better protect supply chains. Sono in effetti due lati della stessa moneta, e per quanto riguarda l'integrità della supply chain, si parla di integrità a livello globale. As you know, supply chains are global and they're very complex. There are many, many intermediaries that are intervened in the supply chains. There are different tiers, and very often it is difficult for right holders to know their suppliers beyond the first tier or even beyond the second tier. E le filiere o le supply chain sono molto complesse, esistono a livello globale, sono tantissimi i vari passaggi di intermediari, i livelli, per cui anche titolari di diritti non magari conoscono il primo livello, il secondo, ma senz'altro non hanno una conoscenza approfondita di tutta la catena. So we are basically facing a transparency issue, and when you're facing a transparency issue, it means that the supply chain is vulnerable. If you don't know what's going on in your supply chain, how can you protect it, and how can you make sure that counterfeit products do not infiltrate it? Quindi fondamentalmente si parla di trasparenza, e in effetti tutta la struttura della supply chain manca proprio di trasparenza. Questo significa che è vulnerabile, e con la vulnerabilità c'è la impossibilità di poterla proteggere. So as you can see in the presentation slides, what we want to do is have a holistic approach, which was already mentioned by Vincenzo Fuzzi. This due diligence, what we want to do is encourage due diligence with responsible supply chain management, and also with the use of technologies that can help better protect supply chains. E come è stato già detto da Vincenzo Fuzzi, il nostro approccio vuole essere olistico, e quindi si vuole introdurre quello che si chiama la due diligence e responsabilità nella gestione della supply chain, con la finalità appunto di offrire una maggiore protezione. So in our view, responsible supply chain management can be achieved by developing good practices such as audits, training of employees, and so on. And there are already many different good practices that already exist out there. E dal nostro punto di vista tutto questo può essere raggiunto con la individuazione, quindi adozione delle best practice, come per esempio gli audit, l'addestramento, e sono già molti casi di best practice che possono essere diffuse. These practices can be, for example, risk assessment, but also corporate social responsibility. We realize that some companies, such as Canon, have integrated intellectual property into their corporate social responsibility strategies, because in their views, which is true in a way, protecting intellectual property and fighting against counterfeiting is part of having an ethical business conduct.
Dunque, quindi tra le varie pratiche o prassi ci sono, c'è la valutazione del rischio e la responsabilità aziendale, la corporate social responsibility. Ci sono alcune aziende come la Canon, per esempio, che nella propria prassi o attività aziendale ha compreso o incluso la proprietà intellettuale e quindi la protezione della propria proprietà intellettuale e lotta contro la contraffazione proprio come comportamento etico che fa parte della responsabilità sociale dell'azienda. And it is very, very important that all the actors throughout the supply chains are involved, because we want to make sure that a culture of fairness, of a culture of transparency and responsibility is created within the companies, but also within the supply chain. E è necessario coinvolgere tutti gli attori in questo sforzo per promuovere una cultura della trasparenza, della responsabilità, della condotta appropriata e questo non soltanto a livello delle aziende ma in tutti i livelli della filiera. Another system that we would like to promote is the use of tracking and tracing technologies. We would like companies, right holders, but also security companies to work together, to cooperate in order to provide consumers, but also public authorities, with systems that can be used to identify, to track and trace products, and provide information on the authenticity, on the yes, the authenticity, but also the quality, the integrity of the products. E poi sono importanti nell'ambito di questo sistema globale, sono importanti anche quelle aziende che offrono sistemi di tracciabilità e che quindi tutto questo sia riguardi sia i titolari di diritti, anche le aziende che offrono sistemi di sicurezza e quindi sono importanti, è importante che partecipino tutti gli attori come la pubblica amministrazione e altri ancora per produrre appunto dei sistemi che possono offrire strumenti che garantiscano l'autenticità, la qualità e così via, e l'integrità. I will not go into details there, but so just so you know, in the EU legislation, there are already different pieces of legislation about due diligence. So we are not reinventing the wheel. This is not something new. E a livello della legislazione europea esistono già delle leggi in questo campo, soprattutto che riguardino la due diligence, quindi non vogliamo reinventare l'acqua calda. Delle leggi già esistono. Most of the systems are compulsory, and the question for us now is to know whether for intellectual property enforcement we want to impose obligations on right holders, but also on the other actors of the supply chain. E vi sono una serie di leggi già disponibili per cui non si tratta di misure che possono essere adottate a livello volontario, ma già sono obbligatorie. E in particolare in questo momento si sta lavorando sulla applicazione di leggi sulla proprietà intellettuale. So we have three options. Either we go for a voluntary scheme, which means that we only develop, we encourage only good practices, voluntary practices. Quindi per quanto riguarda l'applicazione di leggi sulla proprietà intellettuale, le possibilità sono tre. Una è quella di una sottoscrizione volontaria, cioè che vengano previste delle buone prassi e si sceglie se seguirle o meno. Or we go for a sort of voluntary plus system, which means that we would encourage good practices, voluntary good practices, but we would also amend, review the directive on IPR enforcement.
La seconda possibilità è quello che viene chiamato un sistema voluntary plus, cioè un sistema che è sì legislativo, cioè delle buone prassi, quindi un sistema legislativo basato sulle buone prassi più aggiornamento della direttiva sull'applicazione dell'IPR. Or the third option that we have is to go for a compulsory system, which means that we would adopt a legislative initiative that would impose obligations on right holders and supply chain actors, which is a very sensitive, that would be a very sensitive option because most companies are against it. E la terza possibilità invece è proprio una legislazione per cui sono previste le norme che vanno applicate e basta. Ecco, questa sarebbe una legislazione che verrebbe rivolta ai titolari di diritto sulla filiera ed è un po' più sensibile, diciamo, perché ci sono molte aziende che non sono molto ben disposte nei confronti appunto di una legge vera e propria. Preference is more for a voluntary plus action, which would be mixing the voluntary good practices and the review of the directive, and I will explain in a few minutes what it is. Quindi noi propendiamo più per la seconda soluzione, che sarebbero le buone prassi che vengono adottate volontariamente, più un aggiornamento, una revisione della legislazione. What we would do with the review of the directive would be to modify the article, the provision about damages. This is just an option. We don't have a firm decision about this, but that's an option. And we think that it could be a very good way to encourage due diligence by rewarding right holders who have shown that they have been very diligent, that they've made their best efforts to protect their supply chains. And we want to encourage them by allowing courts to grant them better damages when they've proven that they have been diligent in their supply chains. E la tendenza in questo momento, che non c'è stata una vera e propria decisione, ma è una tendenza, è appunto quella di rivedere la direttiva nel senso di introdurre questo, diciamo, questa misura. Prevedere dei danni nel caso in cui le aziende si dimostrano di aver fatto una buona due diligence, quindi hanno fatto tutto quello che si poteva fare per proteggere la propria filiera e quindi i tribunali, alla luce di questa futura direttiva, possono prevedere dei danni in caso appunto la due diligence sia stata fatta bene. And of course this would need to take into consideration the status of the company. I mean, we cannot expect an SME to have the same resources as a multinational company, so the court would have to take this into their assessment. E naturalmente i tribunali poi dovrebbero anche considerare la dimensione dell'attore in quel caso, cioè dell'azienda, se si tratta di una multinazionale, di un'azienda grande oppure una piccola e media industria, quindi anche questi danni che vengono riconosciuti sono commensurati con la dimensione dell'azienda. Another option would be to lower the burden of proof for diligent right holders. Again, this is an option. Un'altra possibilità è quella di prevedere un onere della prova più limitato, diciamo, per l'azienda. Again, rather than using the stick, we're more using the carrot. We think it's better to create an incentive for due diligence rather than threaten. Quindi si propende più per la carota e non il bastone, no? Cioè nel senso di incoraggiare le aziende a essere diligenti, quindi ad essere brave. So I think it was Alessandro Paris who was talking about a win-win strategy, I think it was you. Maybe it was not you, I'm sorry. But somebody was mentioning this, and that's what we want to do. We want a win-win strategy for everyone. We want everyone in the supply chain, not just right holders, to
to have to gain something to be rewarded for this. So when we talk about rewarding win-win strategy, we think of right holders, consumers, suppliers, even society more general. Quindi, come diceva prima Faris, penso che fosse lui, non, comunque si parlava di una win-win situation, una situazione in cui nessuno perde, ma che tutti hanno un qualche beneficio, quindi questo significa la filiera, il titolare di diritti, eccetera, i fornitori, i consumatori e la società in generale. Quindi si propende verso questo tipo di soluzione. And for right holders, if we amend the directive and if they apply due diligence, it would be better for them because they would have higher civil redress. They would also benefit from having a more transparent supply chains because for their brand reputation also. So it would be a more general benefit, not just in terms of civil redress. E per quanto riguarda i titolari di diritto, scegliere un comportamento per cui si fa una due diligence adeguata significa anche avere garantire una maggiore trasparenza della filiera, migliorare anche la reputazione del loro nome, della marca. And for consumers, of course, that would be a good option for them because they would, with responsible supply chain management, you can ensure that the supply chain is transparent. And you prevent counterfeit products from entering there. So consumers would have more, let's say, access to more to products that are compliant with safety and quality integrity standards. E dal punto di vista dei consumatori, anche i consumatori guadagnerebbero da una situazione di questo genere, in quanto grazie alla trasparenza della filiera si ha accesso a prodotti che sono sicuri, che sono di buona qualità, sono integri e così via. And even for suppliers, at the end of the day, when you have a transparent supply chains, well, it means that there has to be more fairness, more, let's say, fair competition. So even for suppliers, it's more interesting for them to have a transparent supply chain. Quindi anche per i fornitori avere una filiera trasparente e responsabilità eccetera, si garantiscono delle condizioni di equità, di fair play nella competizione eccetera. And finally, you also make sure with a transparent supply chain that the certain standards such as environmental and social standards are respected. E grazie sempre ad una filiera trasparente, a livello della società in generale, sarebbe anche positivo perché si promuovono degli standard ambientali e sociali armoniosi e sani. Now I will go a little bit faster because we are running out of time. So what I want to say is that regarding this first action, we organized a workshop in June where Consumers Forum was invited and participated, and we will be launching a questionnaire, a survey, very soon in the fall, where companies are invited to participate to contribute. E quindi adesso vado avanti velocemente. Questo è stato il primo passo e vorrei ricordare che a giugno abbiamo organizzato un tavolo a cui hanno partecipato anche i consumatori. Seguirà adesso un'indagine che c'è cioè un questionario con indagine che verrà inviata alle varie aziende, quindi ci auguriamo che tutti vogliano partecipare con le loro risposte. And following the survey, with the answers we'll have from the survey, we'll start drafting communication, which hopefully will be adopted in 2016 and 2016, early 2017. E quindi una volta che poi verranno raccolti questi questionari con questa indagine, sulla base delle risposte ottenute verrà stilata una comunicazione che ci auguriamo possa essere pronta e adottata entro il 2016, inizio 2017. And now the second option, second action is called follow the money. La seconda azione si chiama Follow the Money.
So as you may imagine with that kind of name, the idea is to follow the money trail and to find the source of revenues of infringers and to disrupt it. Quindi con questa azione quello che si intende fare, come dice il nome, il titolo, Follow the Money, segui il denaro, si vuole cercare di arrivare alla fonte delle attività illecite e quindi intervenire lì. So we want to make sure that infringers stop making money with counterfeiting and piracy. Quindi l'obiettivo è ovviamente quello di interrompere l'attività illecita da parte dei contraffattori. We have, in order to make this a success, we have to involve intermediaries, and we are now working with different of them that I will briefly mention. E per fare questo ci vogliamo avvalere anche di altri soggetti che possano partecipare, come gli intermediari, per esempio. So first we started working with advertising companies. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con le aziende di pubblicità. As you know, when a website gets advertising on their website, they make money and they get revenues. So we want to disrupt this advertising, misplaced advertising. Quindi, come sapete bene, i siti web ottengono una parte dei loro profitti dalla pubblicità che viene mandata. E molto spesso, però, c'è della pubblicità che è misplaced, cioè che che avviene erroneamente, cioè della pubblicità che viene mandata in base a dei sistemi automatici, per cui una pubblicità non è intenzionale, ma per come è fatto il sistema compare questa pubblicità che è erronea, che è sbagliata. So the problem is that it really affects the brand's reputation. Because, for example, we're working with this our company, White Bullet, and they, as you can see on the in the presentation, they capture some of the ads that were found on illicit websites. E questo tipo di pubblicità mandata erroneamente crea danni per le marche. E come potrete vedere poi dalle diapositive che riceverete. So what we're saying about the brands, sono delle pubblicità che ovviamente sono sbagliate, insomma. So for example, one time White Bullet found this ad for Disney's products, films, and this ad was found on Novomove, which was providing pirated Disney films. So basically, they were shooting their own food. E l'azienda che individua queste pubblicità si chiama White Bullet, che ha riscontrato per esempio dei filmati Disney che venivano, o la pubblicità di film della Disney che veniva lanciata su un sito che era invece contraffatto, che quindi praticamente si faceva un autogol. We also started stakeholders dialogues with payment service providers, because you know that as a consumer, when you buy online, you're using your Visa card or your MasterCard, whatever. And the problem is that, of course, if those services were not used, then the infringers would not get the money. So we're kind of working with them, so we want them to be more involved into this fight against pirating, counterfeiting. Quindi stiamo cercando adesso di coinvolgere anche i sistemi di pagamento, le aziende che consentono il pagamento con le carte di credito, eccetera, perché ovviamente se queste aziende non partecipassero non avverrebbero le transazioni illecite. So we started working with them and well, they seem to be very interested also in this, which is a quite good news. And now I'm concluding my presentation. E quindi appunto è stata avviata questa collaborazione e sembra proprio che tutte queste le società di pagamento sono ben disposte, questo per noi ovviamente è positivo. And we were thinking about other intermediaries, and here we're being very, let's say, hopeful that it would work. We would like to involve shippers, retailers, wholesalers. Well, let's be ambitious.
E adesso stiamo anche pensando di rivolgerci ancora ad altri attori per coinvolgerci e coinvolgerli in questa lotta. Non sappiamo ancora se saranno ben disposti, se vorranno partecipare o meno, comunque noi speriamo di sì. E sono i trasportatori, i venditori al dettaglio, i grossisti, eccetera, tutta un'altra serie di settori e attori. Thank you for your attention. Grazie per l'attenzione. Grazie Stefani. Adesso ha introdotto parecchi temi interessanti. Su un paio di questi, ritorniamo adesso appunto come consumatori. In realtà vorrei che una summa, io ho tirato fuori quattro concetti chiave che sono venuti fuori un po' dalla discussione di tutti e sui quali vorrei che i vostri due interventi magari fossero un pochino più concentrati oltre a quei topics che avevamo circolato nel giorno scorso. In realtà è venuto fuori che il ruolo del peer-to-peer in positivo e negativo, cioè del contatto tra persone diverse in positivo e in negativo, può essere un po' la chiave. In positivo perché abbiamo visto per esempio come nel caso del commercio elettronico, ci diceva l'ingegner Liscia, c'è un immediato riscontro a una truffa nel momento in cui i consumatori tra di loro dialogano e quindi c'è un passaparola molto veloce. In negativo perché i social sono un veicolo poco conosciuto, come dicevamo all'inizio, anche fuori riunione con Vespignani e Farris, che di fatto però vengono autoalimentati continuamente dal word of mouth. Dall'altra parte c'è il tema dell'experience, cioè il consumatore vive un'experience anche nell'acquisto online, ma quanto un'azienda, abbiamo visto Luxottica, che investe un po' di più invece nel comunicare l'experience, può effettivamente diventare un polo di attrazione per un canale di acquisto più lecito. Il terzo l'ha introdotto Stefani Martene, ne avevamo parlato anche prima, il concetto del track and trace, ovvero sia traccio il prodotto, garantisco la tracciabilità di un prodotto, garantisco la trasparenza sul prodotto, quanto il consumatore in realtà a quel punto valorizza una scelta piuttosto che un'altra nel momento in cui conosce nel dettaglio la vita e la circolazione di quel prodotto. Quarto punto e ultimo è un po', l'abbiamo detto nel bene o nel male, anche qui questo concetto diffuso di legalità, per cui alla fine, come diceva il colonnello Tuzio, il commissario Cervellini e il Ministero dello Sviluppo Economico, questo consumatore quando parla di contraffazione è un reato minore, una cosa un po' tutto sommato alla buona, un po' una goliardata, contrabbando tutto sommato pure, perché fa comodo avere il pacchetto di sigarette appena si esce dalla discoteca oppure nella piazza sotto casa, per carità, altri come altri reati invece no. Ci sono azioni, la polizia postale le faceva anni fa con l'azienda che verso la quale lavoravo, di diffusione dei concetti di un safe internet, sostanzialmente la Guardia di Finanza idem, il MISE idem, però alla fine non si smuove il problema, perché questo 90% di consumatori tutto sommato la goliardata la fa. Francesca Lulli prima e poi Rosita Pannullo. Salve, grazie. Sì, spunti estremamente interessanti da questo tavolo, da quanto diceva adesso riprendeva Bergonzi. Parto semplicemente, molto brevemente, vista l'ora, dall'ultima campagna che stiamo portando avanti per la lotta alla contraffazione, finanziata, come diceva la dottoressa Ripa, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si chiama Io sono originale. Abbiamo avviato diverse iniziative, quella che stiamo valutando come la più efficace è un tour, un roadshow nelle piazze italiane in cui stiamo proprio andando incontro al cittadino. Ci siamo fermati in 20 piazze con una struttura altamente visibile, un pick-up, gazebo, dei totem che mandavano in onda i video prodotti, del materiale informativo, dei gadget, quindi eravamo ben riconoscibili in posizioni chiave, in contesti chiave, quindi sulla spiaggia, all'uscita dallo stabilimento balneare, piuttosto che in fiere importanti delle città o proprio in piazze molto centrali o nei centri commerciali. E lì abbiamo avuto finalmente un'occasione privilegiata di dialogo con i cittadini.
e ci siamo resi conto, diciamo, volevamo portare l'esperienza come contributo a questo tavolo, e riprende molto bene gli ultimi punti, che il cittadino non ha più bisogno, il consumatore non ha bisogno di retorica, di per carità, del vademecum, della guida, sì, perché poi quella informazione, ma ha bisogno di un'informazione diretta, chiara, di una testimonianza. Quindi su questo siamo molto d'accordo, sulla proposta, sulla opzione di dare più tracciabilità al prodotto, la trasparenza, anche per uscire un po' dai luoghi comuni, perché molto spesso ci sentiamo rispondere, sì, vabbè, ma anche il prodotto di marca, no? Il prodotto, il brand è prodotto in Cina, pensiamo, insomma, che differenza c'è? E quindi, diciamo, la trasparenza, l'informazione, su tutte le... Ma l'informazione è diretta, la testimonianza proprio, non lasciamola stare la retorica, anche perché appunto questo 90% di consumatori che compra, che ancora compra contraffatto, bisogna agganciarli, quindi agganciarli in modo diretto, ma poi facendo leva anche su, pensiamo su alcuni settori merceologici sui quali comunque c'è una maggiore sensibilità, quindi partire da quelli, agganciarli ad esempio sull'alimentare, sul farmaco, in cui comunque riscontriamo una certa sensibilità e una propensione ad un acquisto più legale, insomma, un acquisto originale, e poi perché lì il consumatore è dalla nostra stessa parte della barricata, no? Dice ok, non compro un prodotto alimentare contraffatto che può danneggiarmi. E passare poi, così agganciarli, perché in alcuni altri settori merceologici purtroppo constatiamo che c'è che il consumatore è collaborazionista, dal copyright appunto all'alta moda, quindi trovare degli agganci su alcuni settori merceologici e da lì passare ad una comunicazione sugli altri settori in cui c'è meno sensibilità, perché non c'è trasparenza, cioè non perché bisogna favorire la trasparenza e l'informazione diretta. Sulla legalità noi siamo molto d'accordo, appunto noi nella campagna Io sono originale abbiamo con il MIT abbiamo fortemente voluto che una parte della campagna parlasse della legalità, perché non è... la sicurezza è importante, però noi teniamo anche come associazione di consumatori a far passare il concetto di legalità economica, anche perché pensiamo che in un'epoca di forte disimpegno, no, in cui i cittadini, i consumatori difficilmente si riconoscono nei partiti, nelle associazioni, anche nelle organizzazioni religiose, magari hanno bisogno comunque invece di sentirsi tirare per la giacca e sentirsi dare messaggi forti anche sulla legalità. Quindi alla luce anche di questa esperienza noi siamo molto interessati a continuare a lavorare e a informare sul fenomeno della contraffazione, e per noi è molto importante fare rete, essere inseriti appunto inserirci sui vari tavoli e fare in modo che le varie attività vengano messe a sistema. Risposta secca: l'approccio di Luxottica o del mondo della musica, ma la musica cresce il 20%, Luxottica ha un approccio trasparente, è quello che in realtà il consumatore chiede o c'è qualcosa in più? È quello, perché l'informazione appunto, no? Sapere che tutti i passaggi che ci sono dietro la produzione di un oggetto, di un occhiale, è importante, perché poi fa la differenza nel momento dell'acquisto, perché il fattore economico incide, ma incide anche perché non c'è informazione sull'altro prodotto, non è facilmente comparabile. Ecco, quindi se rendiamo i prodotti originali e contraffatti comparabili dal punto di vista della qualità dei processi produttivi, potremmo riuscire a intaccare la sensibilità. Grazie, e su questo l'online ci aiuta sicuramente più del mondo fisico. Rosita Pannullo. Intanto buongiorno a tutti. Io volevo rappresentare brevemente, purtroppo, quella che è l'esperienza di Unione Nazionale Consumatori in Campania. Un'esperienza che nasce da un protocollo d'intesa col distretto industriale agroalimentare Nocera Gragnano, che
e che ha tra i suoi tanti obiettivi la lotta alla contraffazione, sia per i rischi per la sicurezza e la salute del consumatore, ma anche per i rischi economici che corrono ogni giorno queste aziende. La Campania è una terra particolare, ricca di eccellenze, e ogni giorno assistiamo a sequestri di prodotti che evocano in etichetta il pomodoro San Marzano, provenienti dalla Cina, ma anche da altre regioni italiane. Il pomodoro San Marzano proviene dall'agro sarnese lucidino. Oppure sequestri della pasta di Gragnano, non prodotta a Gragnano, non fatta con grano al 100% italiano, quindi prodotti fatti in violazione di tutti i disciplinari alimentari. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costituito un tavolo tecnico di confronto. Ci siamo noi, ci sono le aziende del settore agroalimentare, le forze dell'ordine e le istituzioni. Ci siamo confrontati a lungo. Fondamentale è la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione del consumatore, ma anche accompagnare le aziende, sia in una fase preventiva di repressione, preventiva nella fase di registrazione del marchio, del brevetto, ed anche successivamente nella fase di denuncia. E quindi c'è uno sportello anticontraffazione per le aziende. Ci riuniamo periodicamente e abbiamo anche cominciato ad organizzare degli incontri tematici con le nuove generazioni. La contraffazione alimentare è particolare perché lì il consumatore non ha l'esatta percezione che sta commettendo un reato. In realtà pensa di acquistare un prodotto autentico nella maggior parte delle volte. E quindi facciamo questi incontri, insegniamo ai consumatori a leggere le etichette, prima di tutto, a valutare la provenienza del prodotto, a valutare il rapporto qualità-prezzo del prodotto. Cerchiamo di insegnarli a diffidare dall'acquistare generi alimentari fuori dai locali commerciali, o quantomeno verificare che il venditore sia autorizzato, comunque facilmente identificabile. Ma la cosa più importante, lo assistiamo, lui deve denunciare qualsiasi anomalia e non tollerare. La cosa bella di questi incontri è che non li facciamo solo noi dell'Associazione dei Consumatori, ma partecipano gli imprenditori. Abbiamo organizzato delle visite in aziende, perché gli imprenditori lavorano bene. E il consumatore deve premiare l'azienda che lavora bene, ma deve essere informato di quello che acquista. Grazie, quindi ancora una volta tracciabilità, trasparenza, experience, e qui anche il ruolo della filiera è essenziale, per il sigillo valido. Giusto tirando le conclusioni, e un attimo ritornando sul fatto che i consumatori possano creare un volano positivo, il ruolo dei social per spegnere una partita di positivo e negativo, adesso lo parliamo. La faccio anche da paciere fra Netcom e la polizia, nel senso che noi siamo l'esempio che tutte e due hanno ragione, o torto, appunto in cui lo guardi. Nel senso che noi siamo un'industria che è stata fatta a pezzi dal digitale, vive ancora oggi dei grandi problemi, ma è anche un'industria che si è completamente ricostruita grazie al digitale, permettendoci di avere nuovi modelli di business. E cito giusto un esempio: i primi tre clienti a livello mondiale nell'industria discografica sono Apple, YouTube e Spotify. Quindi, voglio dire, vanno colte le opportunità, ma non ci si deve comunque dimenticare che bisogna presidiare il fenomeno. Sulla questione social network, il problema vero è quello che accennavi tu: non esistono dati. Quando non esistono dati, non conosci il fenomeno, quindi non ti puoi sedere al tavolo fra stakeholder e fra stakeholder e istituzioni. Quando non puoi sederti a tavolo con stakeholder e istituzioni, non hai dati, non puoi fare un enforcement strutturato. Su questo non c'è alcun dubbio. E oggi un enforcement strutturato sui social non esiste. E paradossalmente è il fenomeno potenzialmente più pericoloso per le sue caratteristiche intrinseche: capacità di fare network e comunità, potenziale di moltiplicazione del fenomeno, tutte caratteristiche che nel peer-to-peer per il copyright, nei marketplace per i marchi hanno. Cito un'ultimissima cosa, qui c'è da fare un accenno anche al ruolo degli intermediari. C'è un esponente della Commissione Europea,
Non so quanti di voi lo sappiano, ma in questo momento è attiva la consultazione pubblica del Digital Single Market, che è proprio sul ruolo degli intermediari, riguarda soprattutto il mondo del copyright, ma può avere un impatto molto pesante anche sui marchi, perché la vera chiave perché le nostre industrie, quelle del copyright e quelle dei marchi, comincino a usare la rete come vera opportunità di business è quella di una ridefinizione delle responsabilità e del ruolo di alcune piattaforme online, dei cosiddetti intermediari over the top. Quindi spero insomma, che questa consultazione conduca a limitare quelli che sono i regimi di esenzione che parzialmente le norme, ma molto spesso queste piattaforme si autoconcedono e di cui godono, impedendo totalmente poi ai titolari di marchi dei diritti di fare una sana protezione del loro asset digitale. Prima di fare una battuta finale con Roberto Luce, hai citato giustamente questa revisione di direttiva che è estremamente importante e alla quale credo molti parteciperanno. Dall'altro lato, l'esempio che citava per esempio Rosita Pannullo va un po' anche nella direzione dei voluntary agreement che citava prima Stefano Martens, ovvero sia non si può esistere esclusivamente in una direzione normativa. Il voluntary agreement e l'involvement di tutti i player della supply chain, ce ne ha parlato anche Luxottica, ma in realtà quello che accennava Stefania è molto più ampio anche, cioè una responsabilità di tutti gli intermediari fisici o digitali che sia, è la svolta perché si arrivi ad avere un sistema efficace in cui alla fine tutti i player e il consumatore è una parte della supply chain, siano parte del sistema, come voi nella vostra esperienza insegnate. Il distretto di Prato potrebbe essere un altro. In Italia abbiamo una forte collaborazione in questo senso con le forze dell'ordine, che sono molto aperte nei confronti del consumatore, molto più di quello che accade in altri sistemi, con l'autorità amministrativa alle mie spalle, l'autorità garante della concorrenza del mercato nel nostro caso, che è garante dell'applicazione di una serie di norme europee a tutela del consumatore, a tutela della trasparenza, e una serie di istituzioni anche che operano appunto come ha dimostrato il Luce. L'online però è il punto di svolta. L'online io lo definisco un ambiente neutro, certamente nel quale ci sono delle carenze, dei ruoli intermedi che vanno meglio specificati. C'è un mondo cinese a parte che ahimè è quello che tu hai citato e ci fa tanto male, però c'è anche un'enorme possibilità di condivisione, di shifting up di informazioni e di cultura, che è quella che ci porti sperabilmente a battere quel 90% di guaccioni che acquistano ancora solo più. Sì, grazie Stefano. Io naturalmente, essendo l'uomo del mondo digitale, cerco di darvi degli strumenti che aiutano a fare la riflessione. Che aiutano a fare la riflessione. L'altro giorno abbiamo fatto a Bruxelles un incontro con Merchant Security Council. Noi fra l'altro abbiamo fatto la scorsa settimana un accordo con la Cursit per monitorare quelli che sono le frodi tecnologiche online, perché il tema della frode online è un elemento molto importante, cioè sia dalla parte dell'offerta che dalla parte della domanda. La cosa che mi ha stupito in questo osservatorio che è stato fatto a livello europeo, dalla European Merchant Council, è che il 70% delle frodi, e qui vi lancio un sasso così nello stadio per mezzogiorno, potete in qualche misura partire con una riflessione piuttosto violenta, visto che nessuno osa dirlo, il 70% delle frodi oggi in Europa non nascono dalle imprese, ma nascono dai consumatori. E questo per dirvi che il problema è un problema serio, nel senso che è un problema sia dalla parte dell'offerta che dalla parte della domanda. E tanto per darvi un esempio, una grande azienda tedesca oggi in Germania manda a casa del consumatore un pacchetto sulla base dei suoi gusti e gli dice: trattieni quello che vuoi, il resto ce lo restituisce e ci paghi quello che hai trattenuto. Vi posso dare dei casi in cui questo meccanismo in Italia non funziona. Allora il problema serio è un problema di cultura, è un problema di cultura, di etica, di comportamenti. È inutile continuare a lavorare solo, come posso dire, sugli aspetti, e qui vengo al tema della formazione, solo sugli aspetti della repressione, fondamentale e importantissima,
ma se in Italia non si lavora sulla cultura del collettiva, parte domanda e parte offerta, non ne usciamo. E solo per terminare, che quando parliamo di digitale, oggi nel digitale europeo l'Italia non esiste, è inexistent. Quindi stiamo parlando di un tema sul quale noi stiamo perdendo una grandissima opportunità. Sul fatto a 100 il fatturato del digitale in Europa, l'Italia, che dovrebbe essere il terzo o quarto paese, non ricordo le statistiche, ha come fetta di mercato il 3,1% del mercato. Quindi noi non esistiamo. Dobbiamo creare una cultura che sia portatrice di cambiamento, e il digitale è una grande opportunità che va gestita. Grazie Roberto, grazie a tutti. Grazie all'interprete che ha fatto uno sforzo incredibile e sarà esausta e non ne potrà più dei nostri ragionamenti. Grazie a tutti e adesso ci vediamo.